la villa. Perfetto, spero che tu mi senta. Io ti sento e ti ho messo bello alto così speriamo di captare tutte le parole, le paroline, le parolone. Le parolacce. A batteria mi dico 1 ora e 5, dovremmo farcela. Guarda, le mie interviste durano di medio 4 ore e mezzo, però diciamo... Io ti seguo, lo so. Grazie caro. Allora qui abbiamo chiave di cui sono molto curioso, fra l'altro. Chiedimi. Non ho ancora visto quella con Caporosso. È appena uscita. Sì, ancora non ho avuto tempo perché sono stato sono molto curioso, cioè di un confronto fra te e lui. Sì, mi piace. Io volevo semplicemente dire, non sono un sanguinario, nel senso che quando trovo una persona che la pensa all'opposto di me, per me è come se parlassi con un fratello, quindi non arrivo mai all'insulto o alla cattiveria, ecco. Perché c'è gente che si aspettava che io l'avessi strozzato, no? Ma in realtà io ho solo voluto confrontarmi, ho solo voluto lasciarlo parlare e dirgli quello che dal mio punto di vista era corretto. Cioè, è un confronto molto, come si dice, bilanciato, secondo me. Assolutamente. Poi comunque lui è un cretino, non è un cretino, ne sa. Cioè, lui di musica ne sa. Lui scriveva su Groove e quindi comunque di cose, dalle recensioni che faceva all'epoca, di roba, chiamiamola alternativa e non commerciale, ne conosceva parecchia. Quindi diciamo qualche nome lo butta durante l'intervista, però si tiene molto sul generale, anche perché io mi sono tenuto sul generale, perché un problema di un'intervista così confrontativa aveva il problema che si andassero a insultare degli artisti, capisci? Quindi a un certo punto siamo arrivati a Sfera Ebbasta e a Gali, io ho detto no, andiamo sul generale, perché giustamente vogliamo parlare della trap, è meglio mantenersi su un piano generale e vedere l'espressività globale del genere piuttosto che dire è tutta colpa di Dio. Abbiamo cercato di tenere il dibattito su un livello molto civile e generale. Bene, anche perché io pure sto facendo le interviste sti giorni per sta cosa nuova che è uscita. È pesante sta roba che ti chiedono sempre degli stessi. I nomi che hai detto tu prima sono quelli più, no? Più in voga, e quindi finisce sempre che ti chiedono le stesse cose. Che ne pensi di? Sì, io più che altro ho voluto parlare di politica con lui in generale, no? Di politica del consumismo, del capitalismo. Quindi è ovvio che in quel caso parli di cose molto generali, non vai. Anche perché un artista sì può avere una grande responsabilità, però giustamente è la massa di artisti che crea tutta la responsabilità, inclusi anche quelli più piccoli. Assolutamente. Anche perché YouTube è una sorta di accumulo di cose grandi e piccole e medie. Sono d'accordissimo, assolutamente. Non è un calderone, è uno smistatore di informazioni, no? Sì, io che ho avuto modo di essere uno youtubaro di quelli proprio ossessionati, YouTube lo vedo proprio come una voragine. Una voragine? Una voragine all'interno della quale c'è l'infinito. È una sorta di buco nero senza fine, però pieno di... Ovviamente non è un vuoto, ma è proprio una voragine Non so se hai mai letto, se tu un giorno ti capita, magari poi ti lascio il link, leggi il libro di Sabbia di Borges, è un piccolo racconto in cui parla di uno a cui viene venduto un libro che ha pagine infinite, ok? Quindi lui non appena gira una pagina ci sono numeri assurdi, tipo pagina numero 3 miliardi e 900, e dentro questo libro ci sono qualsiasi tipo di informazione, dal poema più bello fino ad arrivare al disegno del bambino fatto di 3 anni, no? A penna. E questo è YouTube, secondo me, un libro di sabbia, cioè è l'infinito. Il libro di sabbia. Il libro di sabbia di questo scrittore argentino che si chiama Jorge Luis Borges, che fa parte di una serie di racconti che si chiama Il libro di sabbia, ma questo è anche un racconto di questa serie che durerà, 20 pagine, e parla proprio di questo. È molto visionario come racconto, però secondo me YouTube calza molto, va molto più vicino a questa visione, perché se tu accumuli, scopri cose nuove,
su YouTube scopri che ci sono una grandissima quantità di quelle cose che tu hai scoperto, no? Domani, ad esempio, io incomincio a interessarmi di paperelle. Io domani su YouTube scopro che c'è un mondo di collezionisti di paperelle che non finisce più. Ma proprio gente che è nelle paperelle da 50.000 anni, cioè, quindi è veramente una voragine. Assolutamente sì, ne parlavo io l'altra volta, proprio abbiamo fatto lo stesso discorso con Ghisa. E Ghisa diceva che quello che manca al giorno d'oggi è proprio il fatto che ci vorrebbe qualcuno che ti guidi in YouTube, no? Che è tipo una giungla, ci vorrebbe qualcuno che faccia da guida. E io gli ho detto, guarda che è impossibile fare questa cosa. Ci potrebbero essere le guide, ma dovrebbero essere ognuna specializzata in un filone. Ad esempio, io ti posso guidare nella disco, nel soul e nel funk. Cioè, io posso tirarti, io ti posso trovare tutte le robe più assurde, perché giustamente... Come te ce ne possono essere anche altri, magari io ti conosco, so che come te no, però altri 5 in tutto il mondo... E allora però lì ci vuole una guida che ti porta a scegliere fra voi sei chi è il migliore. No, ecco, è come il paradiso, è come i beati del paradiso, ognuno dei quali a seconda del suo grado di perfezione gode della visione della beatitudine divina in modo diverso. Ogni guida può essere meglio o peggio, però ogni guida ti trova un filone di YouTube, ma sarà sempre parziale. Non c'è la guida assoluta, non ci appunto, può essere. Ecco, sì, sì. No, io gli dicevo proprio questo, cioè non ci può essere una guida assoluta, cioè non ci può essere un qualcosa che ti appaghi al 100%. E però questo è bello, perché tu hai citato il paradiso, però questo è il libero arbitrio. Certo. Tu su YouTube eserciti il tuo libero arbitrio al 100%. Certo. E all'interno dell'infinito il libero arbitrio costituisce anche una serie di eliminazioni, capisci? Sì, il problema è quando si bara. Scusa, ho chiuso la finestra, sto congelando. È quando c'è qualcuno che bara su YouTube. Quello è il vero problema. Sì. Perché quando arrivi a barare in una società che basa tutto sulle visualizzazioni, tutto sui numeri, e allora lì la vera guida dovrebbe saper distinguere la guida interiore, saper distinguere fra quello che ti emoziona e quello che non ti emoziona. La gente purtroppo ha perso questa capacità che dovrebbe essere connaturata ad ogni essere umano, ma purtroppo ormai la gente ha perso questa capacità, perché tu non vai nel bar che ti fai cocktail buoni, ok? Tu vai nel bar dove va tantissima gente, e se il bar che ti fai cocktail buoni, che ti emoziona, ti piacciono, non ci va nessuno, tu smetti di andarci nella società d'oggi. Sì e no, sono... Ed è il bene. Sì, capisco il tuo discorso, però... No, non tu, no. Perché noi veniamo, per fortuna, da una giovane, anche da un movimento culturale come l'hip hop. Quindi non è tanto che ti diceva, fai di testa tua, anzi, meno gente c'è, più è figo. No. Cioè, ero in classe, ero l'unico ad ascoltare Chaos One. E gli altri ascoltavano tutto gli articoli 31. E per me era quella la cosa più figa del mondo. Certo, capito? Per farti un esempio, ora è completamente il contrario, e YouTube è un'arma a doppio taglio sotto questo punto di vista, purtroppo. Però su YouTube, proprio, allora ti spiego, proprio io su YouTube ho scoperto diverse cose anche in questi ultimi mesi, no? Per me YouTube è tecnicamente una cosa molto complessa, perché è vero che esiste questo cono d'ombra che viene fatto da tutte le persone che in un certo senso fanno per visualizzazioni, no? Anche se poi qui ci sarebbe un altro discorso ancora da fare, però diciamo esistono tutte le volte che esiste una forza così preponderante che è quella del pensiero mainstream, cioè che è quello del pensare come gli altri, fare come gli altri. In un sistema così vasto e quasi infinito come YouTube si sviluppano tutta una serie di controcorrenti in opposizione che sono, e puoi trovare queste espressioni di queste correnti perché ci sono degli youtuber o delle persone che risiedono proprio all'opposto di questa mentalità. Ci sono, non so, filosofi, collezionisti, gente che elabora teorie, anche completamente fuori da ogni realtà, che però è proprio fuori da questo discorso, ma proprio perché
c'è quest'ombra che cerca di coprire tutto. Tu immagini un albero che copra con la sua ombra tutto un'area. C'è sempre quel puntino di luce, quei puntini di luce che passano attraverso le foglie o parti di raggi di sole che arrivano da altre parti riflessi. E lì c'è, su YouTube esistono tante aree che sono inesplorate, dove trovi delle robe, però bisogna andarle a cercare con parole di ricerca e con... cioè bisogna che tu stimoli dentro di te una capacità creativa di ricerca tale per cui arrivi poi, dopo n tentativi, a sentir parlare di qualcuno che ti analizza, che ne so, una poesia del Leopardi dal punto di vista del 2016, che anziché dietro un cespuglio guarda l'infinito, dietro un telefonino scorge l'infinito. Ma per arrivare a questo è come fare una corsa ad ostacoli dove il casco delle banane è molto lontano. E poi c'è il casco delle banane, come c'è la fine dell'arcobaleno con la pentola del tesoro. Ma il problema è avere la perseveranza, diciamo, di arrivarci, secondo me. Aspetta, sì, però lì è quello che hai appena descritto, il motore che muove l'underground. Beh, ma io vivo a Londra proprio per questo, perché a Londra abbiamo un underground fortissimo e io quindi ragiono così. Ma underground nel senso musicale, dici tu? Musicale. Di metafora della... musicale e di vita, perché musica e vita qua sono... qua, anche io sono d'accordo, musica e vita sono la stessa identica cosa. Per noi sì, e per i londinesi me ne sono accorto, sì sì. Mi ha stupito tantissimo Londra sotto questo punto di vista, davvero tantissimo. Cioè non ho mai sentito musica brutta per strada, nei posti, tranne una volta che sono entrato in questo negozio e c'era Ligabue, in un negozio di scarpe a Londra, c'era Ligabue perché la commessa era italiana, aveva messo il CD di Ligabue, non che Ligabue faccia musica brutta, però è stato, cioè mi sono reso conto che è così. Però quello che ti dicevo, che è proprio quello che dico sempre io, il presupposto dell'underground, questo qui, la ricerca, perché se, cioè qual è la vera differenza fra mainstream e underground, a parte l'ispirazione, cioè una volta che il prodotto è finito, perché la vera differenza secondo me è l'ispirazione. Cioè tu sei underground se sei un artista che lavora per ispirazione, certo. E mainstream se sei un artista che studia, certo. E fa un recap di quello che succede all'esterno e quindi sai cosa funziona e cosa no, certo. Ok? Poi però nel momento in cui tu metti a disposizione il tuo prodotto, la vera differenza è proprio nel pubblico, è che il pubblico underground ha la voglia di ricercare le cose, è proprio lo spirito del digging, perché senza ricerca non esiste l'underground. Tu Cave non lo trovi in televisione, lo trovi se vai lì, ti ricerchi, vedi i video, capisci che sai cos'è lo storytelling, bla bla bla, il freestyle, è la stessa cosa con tanti altri artisti. Però vedi, io ecco, su questo difatti io molte cose, tutti i tuoi video li ho trovati sul tuo canale, poi li ho trovati su YouTube, e io da anni che ho sostituito proprio tutto con YouTube, praticamente io vivo su YouTube, ce l'ho sempre acceso e per tutte le mie esigenze c'è YouTube. Io penso anche che nel pensiero mainstream, a ben vedere, ci sono quella sorta di buchi neri o di pieghe all'interno dei quali c'è il massimo dell'underground nascosto in un microangolo. Però bisogna proprio andare a vedere le cose, diciamo, da un punto di vista estremamente alternativo. E quindi in un certo senso, ad esempio, non lo so, io quando ascoltavo tantissimo, c'è un periodo in cui ascoltavo tanto Vento d'estate, no? Di Gazzè e Fabi. Ed è un disco ambiguo, secondo me, un pezzo ambiguo quello, perché ha sì un sapore estremamente orecchiabile, commerciale, una cosa, però ha anche tutta una negatività, una sorta, cioè nel senso, parliamoci chiaro, se io quel pezzo lo suono in macchina mentre sto andando al mare con la camicia aperta, ci sta. Però se io quel pezzo lo suono in un parco dove vado a scoparmi un sacco di gente e con vicino gente che magari si sta facendo dell'eroina, quel pezzo calza a pennello, uguale. Cioè, quindi, lì quelle sono le pieghe del mainstream. Il mainstream non può vivere di se stesso. Il mainstream è un'illusione ottica. Il mainstream vive solo perché c'è qualcuno che è così furbo che riesce a dare l'illusione a tutti che si può avere un pensiero mainstream. Ma in realtà l'uomo
è così complesso come essere umano che anche nel mainstream ci sono artisti che, pur volendo fare il mainstream, finiscono per fare dei lavori che sono volutamente ambigui. Pensa a Relax dei Frankie Goes to Hollywood, per esempio. È un pezzo commerciale o è qualcosa che va oltre la commercialità da un punto di vista, non so, penso ai grandi produttori come Quincy Jones, Trevor Horn, posso anche andare indietro, ma posso anche andare avanti, no? Cioè, le cose, diciamo, molte cose che ci sono adesso di New Jazz, quella in teoria c'è l'intenzione di farle risultare come mainstream, no? Perché sono un po' dappertutto, però le pieghe, diciamo, che queste opere ci danno, ci portano un po' in zone che non sono proprio mainstream. E allora lì è quello che mi chiedo, strano, ma non è che il mainstream ha dentro di sé i germi della propria autonegazione? Questo, che io ho fatto tutto un episodio sul pensiero mainstream. Cioè, il pensiero mainstream ripiega su se stesso a tal punto che si apre sulla dimensione più recondita dell'essere. Però bisogna proprio. Infatti, tu vedrai il dibattito con Michele Vad, ci sono dei punti in cui quello che lui sostiene è sicuramente un punto di vista, però ci sono delle aperture verso l'opposto di quel pensiero suo. E quello è, secondo me, il mainstream. Il mainstream è negazione di se stesso. Certo, perché nel momento in cui tu vuoi fare rappresentare un mondo che sia tutto di un tono, automaticamente riconosci che fuori da quel mondo ci sono tutti gli altri toni. Ma assolutamente sì, ma guarda, l'esempio di se tu c'hai una pagina, no? E evidenzi ogni singola parola, in realtà non hai evidenziato niente. Esatto. Quello è il mainstream fondamentale, è negazione, ma se non nega se stesso non è più mainstream, è un genere. Certo. Un genere che poi può essere sul mainstream o non. Cioè il pop vero e proprio, no? E deve negare se stesso. Per Deve forza. essere continua negazione, ma proprio a livello filosofico, perché se no non ha senso di esistere. Se no è un altro genere, un'altra cosa. Il problema è che noi stiamo parlando, mi sa che sia io che tu ci ascoltiamo almeno su 10, almeno 8, se non 9 dischi stranieri, ecco. No, io Esatto. ascolto anche cose di italiane, ma sono tutti artisti un po'. Che hai portato prima, io non penso, cioè, sconoscendo, io sono super fan di Daniele Silvestri, cioè proprio è l'unico artista in Italia con cui che non fa hip hop, con cui proprio sarei felicissimo di collaborare o di passare un pomeriggio assieme, no? Anche perché lui a livello proprio di conoscenza della musica black è fortissimo e ha fatto delle cose in tempi non sospetti, tipo non so se conosce il suo pezzo La Classifica, Avevo sentito, sì, mi sembra di che lui praticamente fa tutto dal decimo al primo posto nell'ultima strofa, che è una cosa super rap che noi in Britannia diciamo da sempre, no? E secondo me è uno di quelli, mo mi piace pensarlo, magari non è così, che quando fa un disco non si pone proprio il problema di vendere o no. Ha quelle due o tre canzoni che sa che possono funzionare per vendere, però il resto ricerca, sperimenta, cerca di dire qualcosa. E poi vengono fuori la roba come quella che hai citato prima, che in certi punti è strani, sembra un film di Lynch in certi punti, cioè ti dà delle Sì, sensazioni stranissime, però molto. bello. Però Ma è cazzo, bello. meraviglioso, ma è meraviglioso. Io quando sento quel pezzo non so dove andare mentalmente, no? Però per dire, quindi non può essere. Cioè, sì, puoi fare delle cose orecchiabili, però c'è sempre quella. Ci sono sempre quelle direzioni. Insomma, anche ascoltare, che ne so, Mina e Celentano, per parlare anche. Io sto parlando di cose grosse apposta, proprio per far capire come in queste cose grosse esista l'incongruo, esista qualcosa che vada oltre quello stesso concetto generalistico che quel lavoro vuole esprimere, no? Molta gente negli anni Ottanta ascoltava quel pezzo famoso di Mina e Celentano, quello Ti muovi, però è strano come pezzo, non è un pezzo che ispira solamente al contenuto di quello che vuole raccontare, va molto oltre, secondo me. Ma quello è anche il periodo in cui gli italiani, i produttori italiani e tutto l'ambaradan che c'era dietro, di quella lobby di gente che faceva soldi con la musica perché ancora i dischi si vendevano, che c'era un fuoco di coscienza, cioè Sì. Sì. volevano rischiare, cioè rischiavano un sacco, cioè rischiavano e si portavano Ma avanti. ti Poi dico. lascia stare che magari
volevano fare i Beatles di un certo periodo in cui praticamente il diavolo parlava attraverso i loro pezzi. Poi da dove spiavano le idee, va benissimo, però rischiavano un sacco. Cioè, ma anche come testi, Certo. no? Cioè, l'esempio più banale del mondo che io faccio sempre. No, perché a volte purtroppo in certi contesti servono gli esempi banali, lo so che non è questo, però il cobra non è un No, serpente. ma è no, proprio questo, hai preso un pezzo che volevo dire io. Ma porca troia, ma valla a scrivere mo' un testo con Ma quelle parti e cose. Come? t'arrestano o ti bloccano. No, no, ormai no. No, però ti cercherebbero di bloccarti con un pezzo così, no? Oh, non lo so, comunque tu dici? No, Guarda che secondo sembra me un'epoca lo penso permissiva, se sembra un... uscisse adesso già, Non lo so. non capirebbe proprio. Perché quel pezzo aveva varie interpretazioni, no? Cioè, la signora ignorante della provincia di Vibo Valentia, che non è manco provincia, no? Di Cosenza, non lo capisce il contenuto, sti cazzi, è figo, il cobra non è un serpente, ok? Non se lo pone proprio il problema di cos'è un cobra, forse. Però quello che è andato un po' in profondità, quindi avevi mille strati di lettura, ok? Perché? Perché presupponevano l'impegno che ti dicevo prima della ricerca che fonda l'underground. Ora non se ne accorgerebbero. Perché quando fai le cose così, la gente non se ne accorge. Tu dici, sì, tu hai questa sensazione, no? Da Sto tempo. parlando della maggior parte, perché poi per fortuna te che vive di questo e ti dà soddisfazioni e ancora crede in tante cose. Però ai tempi avevano le palle di voler fare degli step in avanti, sia a livello di suoni, proprio di melodie, di arrangiamenti, e in alcuni casi anche come testi. Cioè, sono usciti Ma dei sai. testi negli anni 70, ma poi c'erano degli esperimenti incredibili, cioè sperimentazioni musicali, prima che arrivasse il MIDI, no? Che cazzo, cioè, l'Italia era avantissimo. Ma guarda, se tu da bambino i tuoi genitori ti avessero portato a vedere un film di Pasolini, uno di Visconti e un altro di Fellini, sarebbe stato un trauma allucinante, però sicuramente tu saresti uscito con una testa votata alla sperimentazione. Secondo me, più ci siamo staccati da questi grandi creativi, più diciamo abbiamo perso l'ultimo che ha ricordato in tempi abbastanza recenti questo spirito di ricerca verso gli estremi recessi dell'espressività dell'animo umano è stato Benigni quando ha detto di Fellini che lui era quello più coraggioso perché andava proprio dentro all'essere suo e ci portava una briciolina di quella che era l'interiorità più pura, ancora non corrotta da tutto il sistema dialettico educativo, eccetera, eccetera. È stata l'unica cosa. Poi ho sentito un Carmelo Bene contro tutti da Costanzo negli anni 80, due episodi in cui ha ricordato ancora quanto è importante il non esserci e il valutare, diciamo, l'assenza come una possibilità esplorativa di linguaggi altri che non siano quelli soliti, diciamo, del chiacchiericcio mainstream. Poi, finito questo, magari sicuramente c'è qualche altro signore che ce l'ha ricordato. Però non sulle TV generaliste, magari, a meno che non tu abbia visto qualcosa oltre questo, cronologicamente, non so chi ci può. Benigni, non mi viene nessuno, seriamente. No, in televisione assolutamente no. In Perché televisione, cioè, ma ti dico, forse ci ha provato quest'anno a modo suo Manuel Agnelli su X Factor, ma è andato lì convinto di poter fare qualcosa del genere, ma in realtà. Non ho seguito. Ah, ti dico, io l'ho seguito perché mi piace molto lui. Cioè, Manuel Agnelli, sì, mi piace come scrive, la sua visione della musica. Poi la mia ragazza è super fan, abbiamo i dischi, me li ascolto, eccetera, eccetera. E ci sono stati dei momenti in cui davvero ha trasmesso quel qualcosa, che poi è un po' come. Io vado sempre a fare rap, però è un po' come lo spirito dell'hip hop, non è una cosa che riesce a definire, no? No, Cioè non puoi no, descrivere. non può. E lui ha cercato di portarla, solo che a fianco aveva Risa, capito? E come fai? Capisci? Purtroppo l'interlocutore ha Risa, che
che per carità è simpaticissima, abita pure qua vicino allo studio, la becchiamo sempre, è una persona di quelle proprio simpaticissime, poi non la conosco di persona e non ho l'intenzione di volerla conoscere, però lì Arisa rappresenta una determinata categoria di persone, cioè Arisa è arrivata a un certo punto, ha detto di fronte a un singolo, non mi ricordo di chi, però un singolo di uno europeo che è stato anche primo in classifica e bla bla bla, però con una valenza culturale ha detto: no, a me questi pezzi io non li conosco, non dovreste farli perché io non li conosco. E la Manuela Agnelli ha detto: beh, se tu sei seduta qui e prendi dei soldi per stare qui, dovresti conoscere almeno la musica internazionale, no? Però sì, in televisione sono anni e anni che. Però il discorso che facevi tu prima è lì anche una questione di fortuna, perché io tipo ho avuto la fortuna che mio padre a 11 anni mi ha fatto vedere 2001 Odissea nello spazio. E io quel giorno non lo scorderò mai perché per me è stato un trauma. Ma è un film traumatico, difatti. Sì, ma anche il trauma di un bambino che delude il padre per un film che non capisce, perché non l'avevo capito assolutamente. E mio padre mi disse: tu non ti preoccupare, tu guardatelo, lo riguarderai fra 5-6 anni, poi fra 10, poi fra 20, e allora lì mi ringrazierai. E infatti l'ho ringraziato. Così come mi ha spiegato chi era Pasolini, no? E lì però ci vuole anche fortuna. No, ci vuole tempo, secondo me. Sì, ah, sì, la fortuna di avere questo incontro Comunque la famiglia violento. è il primo ambiente in cui ti viene la voglia di ricercare o no. Se vieni fuori da una famiglia che se ne sbatte e si accontenta, tu ti accontenterai sempre. Se vieni fuori da una Sì. famiglia che ha lo spirito della ricerca, allora tu avrai voglia di cercare. Quello purtroppo dipende. Cioè, per questo il problema è che le generazioni future, se lo spirito di ricerca si va. Sì, perché ho visto che tuo padre, da quello che hai detto, un po' ti faceva ascoltare delle cose, ti faceva vedere delle cose, no? Hai avuto un'educazione molto precoce, no? In questo senso. Sì, anche abbastanza dura, però più passa il tempo più lo ringrazio. Cioè, lui mi spiegava i testi di De André quando io avevo 9 anni, 8 anni. Cioè, Mastica e Sputa, cioè, me l'ha spiegato e io ho vomitato, capito? Certo. Cioè, ero un bambino. Però lui credeva in questa cosa, perché lui mi ha sempre. Cioè, che poi è anche un po' il mio pensiero. Cioè, se tu il bambino lo educhi a. E ci dici ti tu. Almeno capace che ti cresce scemo. Poi non dico che gli devi leggere la Divina Commedia quando è nella culla, però man mano proiettarlo verso qualcosa, poi sceglierà lui. Però è importante questa cosa, secondo me. Ma io ti racconto, io quando è venuta la mia nipotina a trovarmi, perché mia sorella è una bellissima bambina, c'è sta nipotina di 5 anni, 4-5 anni, e voleva che gli leggessi la favola, eravamo al ristorante, è toccato a me. Allora ho aperto il libro e ho incominciato a leggere questa favola e lei mi ascoltava e io ho incominciato a inserire tutta una serie di elementi esoterici, particolari e citare artisti. Poi era la favola di Biancaneve, quindi si parlava della regina cattiva. E io gli dicevo: ma no, ma poi la regina non è neanche così cattiva, lei vuole sempre e solamente essere la più bella del reame, non vuole essere la più buona del reame, quindi potevano anche lasciarla essere la più bella del reame. Però parlava una bambina di 5 anni, lei mi guardava tutta così. E quando ho 8 anni gli rifaccio il discorso, poi pian piano andiamo sull'estetica di Hegel quando ha 13 anni. E poi. Anche se Hegel è un tasto dolente per me. Racconta, perché è un tasto dolente per te, Hegel? E io quando l'ho studiato mi piaceva tantissimo. Mi piace, ma quando dici mi piace, poi ho dovuto sconcludere alla fine del suo pensiero. A scuola te l'hanno fatto studiare o l'hai letto tu per No, ripetere? io ho studiato filosofia all'università. Ah. Sì. Beh, ero un kantiano, mi sono specializzato su filosofia del linguaggio e Kant. Certo. Per me Kant rimane un punto di riferimento, cioè Kant è la filosofia per me, non Certo, so niente. Poi l'ho riletto anche da quindi dopo. parliamo del diavolo e l'acqua santa, qua ho già capito. In che senso? Non ti Beh, piace? certo, no, 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 a me piace tantissimo Kant, soprattutto dopo Hume, però è, secondo me, a uno a cui piace Hegel, all'altro gli piace Kant, sono proprio sono due descrizioni del mondo completamente, secondo me, all'opposto, no? Sì, fino a un certo punto però molto simili. Poi Hegel ha dovuto introdurre la figura di Dio un po' a tutti i costi. Cioè, il rapporto con la fede, poi vabbè, entriamo in
Sì, sono alla fine, se vai a prendere i due pensieri, sono molto all'opposto. Io più che altro l'ho preso, vabbè, l'ho preso, l'ho studiato a scuola, poi l'ho studiato un po' a livello universitario più avanti, e poi l'ho dovuto affrontare per ciò che riguarda i miei studi di legge, perché ovviamente sono diventato avvocato. Però effettivamente devo dire che da un punto di vista, per come sono fatto io, perché poi la filosofia, secondo me, l'autore sposa un po' anche la persona, come senti tu, come vedi tu. Per come vedo io le cose, tutte, cioè, capisci, io sono un visionario. In Kant non mi ci sono tanto trovato, perché Kant è proprio un tentativo di ristabilire l'ordine in un certo modo. Io venivo da una famiglia che ha voluto in un certo senso impormi un determinato di razionalità, di ordine e di limite su quello che era il loro noumeno, e io non. Sono come la gatta che va e ci resta secca a cercare il lardo. Quindi per me il noumeno era proprio il centro dell'investigazione, c'era proprio l'indicibile, il totalmente indiscrivibile che mi interessava, ciò che noi non potevamo scambiare, quello che Wittgenstein definisce come linguaggio privato, il contenuto del linguaggio privato, e a me interessa proprio quello. No, sai cos'è? A me Kant proprio serve, perché poi alla fine serve, per restare, per avere uno scheletro di anche pragmaticità, di morale, di etica in te, proprio di... E mi piace, a me piace paradossalmente proprio come scrive lui, perché È lui, bellissimo, sì, è bravissimo, sì. quando tu studi filosofia, cioè ti rendi conto, io l'ho fatta per alle superiori, poi i primi esami non erano su Kant, no? E allora ti rendi conto che i filosofi scrivono in un certo modo, poi tu vai a studiare Kant e ti rendi conto che lui è come dovrebbe essere. Cioè è un po' come nell'hip hop 3 anni fa quando è arrivato Kendrick, no? Ah, sì. Cioè dici, ah cazzo, così è come si dovrebbe rappare, cantare, fare gli extra beat, la melodia, andare sulla trap, Certo, fare un disco funk, cioè per me. È arrivato certo. lui e dice, ah, così è come dovrebbe essere, è la stessa cosa. Poi per dirti, a me emoziona 150.000 volte di più Nietzsche o Schopenhauer, mi ancora adesso, cioè io ho letto tutta la roba di Schopenhauer poi nel tempo, perché per me già il rapporto stesso che avevo con la musica, o comunque in generale, era un grande. O Nietzsche era completamente folle da una parte, dall'altra era un precursore di quello che sta succedendo adesso su mille punti di vista. Quindi, però Kant è proprio, non te lo so spiegare, Senti, ma è come... quanto di questi filosofi c'è nei tuoi testi e nei pezzi che hai fatto? Questo te l'hanno già chiesto, se è una domanda noiosa passiamo ad altro. Ma va, no, magari Cosa c'è di kantiano nei tuoi testi? di Kantiano c'è la parte che poi alla gente arriva come pesante. No? Dice che palle chiave il solito pesantone. Chi lo dice Perché questo? Chi lo dice questo? No, lo dicono, lo dicono, ma non Giornalisti lo o pubblico? so. Ti dico, giornalisti, sinceramente, non lo so, ma sicuramente sarà successo. Però pubblico penso proprio di sì. Cioè, io poi non vado a guardare i forum, cioè non vado a leggere nemmeno i commenti. Lo sto facendo da una settimana, sinceramente. I commenti sotto l'ultimo video che è uscito li sto leggendo perché sono curioso di capire se hanno capito tutte le cose nascoste che ci stanno, eccetera, eccetera. Però sì, so che lo dicono, ma a me sta bene perché comunque è il prezzo da pagare quando sposi la coerenza. Cioè io ho deciso di essere coerente nella musica perché magari spesso nella vita non ci sono riuscito. E quindi nella musica mi piace essere coerente, quindi mi piace seguire, che non deve essere la coerenza che ti limita Sì, nell'evoluzione o nel io devo rischiare. dire, ho ascoltato diverse cose tue su YouTube e devo dire che si ha l'impressione, anche se non ho capito niente, si ha l'impressione di capire tutto. In che senso? Cioè, il testo è chiaro. I testi I dici? testi delle cose che rappi sui video che ho visto io mi sembrano estremamente molto chiari, molto comprensibili, però non è detto appunto che siano poi così chiari da un punto di vista reale, però dà l'impressione che tu abbia veramente una grande capacità di argomentare le cose, di mettere i temi in centro nel testo
in maniera che siano comprensibili, mentre oggi ci sono altri artisti dove si fa più fatica. Per me è importante comunque far capire, cioè, pensi che questo abbia a che vedere con l'influenza kantiana, cioè le letture che hai fatto, perché lui è uno scrittore rigoroso da un punto di vista della chiarezza del linguaggio? Assolutamente sì, sì, ecco sì, in quello tantissimo, perché comunque è importante, cioè perché poi lui è diventato un punto di riferimento per la filosofia mondiale, cioè anche se tu non sposi il suo pensiero e ne estrapoli soltanto la tecnica di scrittura e di descrizione, certo, pensiero, cioè se tu, senza cagarci il pensiero di Kant, pensi a come l'ha descritto, no? Carità, non facile, non è che ti leggi la metafisica, certo, dei sogni mentre sei sulla spiaggia, magari sì, magari ti consiglio di no, però a chiunque ascolterà questa cosa. Però cazzo, se tu lo vai a prendere da un punto di vista tecnico, è lì l'esempio da seguire. E nel momento in cui tu sei convinto di poter esprimere qualcosa e poter dire qualcosa, e vai a sbagliare il modo o la tecnica e quindi non è comprensibile, lì è peccato, perché tu sei convinto di riuscire a dire una cosa, sbagliato o giusta che sia, per te logicamente è giusta se la dici, se no certo, è un coglione. E se la dici male, quindi per me c'è una grossa cura nei testi dal punto di vista tecnico, di rendere comprensibile il linguaggio, che però non deve essere semplice, troppo semplice per me, perché se no lì diventa la cosa che poi la gente non ti deve cercare più, ti trova in, sì, giro. Certo. Invece, secondo me, quando tu riesci a dire qualcosa che arriva diretto, però con un linguaggio che non è semplicissimo, allora presuppone uno sforzo. Cioè, per me è importante che chi ascolti me, no? Ci metta del suo, cioè ti devi impegnare un attimo. Cioè, non è il disco che ti senti, cioè non è Alvaro Soler, per rimanere in temi. Certo, certo. I dici di X Factor. Non è che dici bellissimo, andiamo, no, un minimo, perché comunque in quel momento io sono vivo nel tuo impegno nel cercare di comprendermi e nel cercare di darmi qualcosa, o anche nel cercare di ricercare quello che faccio. Cioè, per me questo è l'hip hop, capito? Cioè l'hip hop non è passivo in niente, cioè in nessuna delle sue discipline, capito? Perché quando il DJ suona o screccia, tu non sei passivo nel muoverti, non, cioè, certo, tu sei, ti muovi, capito? Quando il writer ti fa tutta la linea di un treno e tu arrivi e ti arriva la botta di colore, e lì non sei passivo, certo, cioè lì sei attivo. E la stessa cosa deve essere il rap, cioè il rap deve, così come il rap secondo me non deve dire tutto del tuo pensiero. Cioè la gente spesso mi ha chiesto, ma tu lì, in questo pezzo poi non metti una fine? No, perché non ti devo dire tutto. Certo. Cioè, non è egoismo il rap. Cioè, l'hip hop non è egoismo. E nell'era in cui l'ego è la cosa che sta invadendo di più il mondo, perché ormai viviamo, secondo me, dal 2010 in poi c'è solo ego. Cioè, la gente pensa solo ai feedback, a pompare il proprio ego. Ma l'hip hop non è questo. Se no, Grandmaster Flash o Kulerk non li facevano i party, se ne stavano chiusi in casa. Tu vedi il 2010 come epoca borderline per questo tipo di attitudine? Dell'ego? Sì. Ma secondo me, mo non ti so dire una data, però gli ultimi 5-6 anni l'ho sentita tanto. Poi c'è da dire anche che io lo guardo con i miei occhi e io sono arrivato a un punto verso i 28-29 anni che mi sono detto, ok, ora basta ego, cioè guardati in faccia. Quindi può darsi anche che, volendo mettere da parte il mio ego, quello che ti sto dicendo invece è filtrato attraverso il mio ego, capito? È un po'... Tu non pensi che il coltivare il proprio ego non sia purtroppo uno dei limiti dell'essere umano, cioè nel senso che sia una essenzialità nostra? Cioè, nel senso, alla fine io penso sempre di essere io. Sai che c'era Guido Gozzano, no? Che diceva, lo cita Carmelo Bene, non voglio più essere io. Non voglio più essere me stesso, non voglio più essere io, no? Ma si può desiderare, si può ottenere un desiderio del genere? Sì, secondo me non si può totalmente, però puoi arrivare a una buona percentuale quando ti senti parte di qualcosa. Cioè se tu ti senti parte di qualcosa, che sia un movimento, che sia una cultura, che sia una forma d'arte, che sia anche una squadra, ok?
Perché il bambino può fare uno sport individuale, ma può giocare anche a basket, ok? E io mio figlio non farei mai fare da subito uno sport individuale, perché io Certo. quando ho iniziato a giocare a basket e giocavo a basket, ho imparato talmente tante di quelle cose dello stare in una comunità, no? Certo. Che ancora adesso mi rimangono, capito? Cioè, secondo me è sentirsi parte di qualcosa, perché... Aspetta, ti ho perso. Mi senti ancora? Io ti sento, sì, e tu? Sì, no, era la schermata. Sono sempre qui, mi vedi? Sì. Sì, tutto a posto. Cioè, quando io ho iniziato a fare hip hop a Cosenza, che non c'era un cazzo, sono passato da sentirmi solo perché ero un bambino oggettivamente problematico, un ragazzino, al sentirmi parte di qualcosa. E mi sentivo parte di qualcosa, mi sentivo un puzzle del cazzo. Era bella la rima di Polare ai tempi degli OTR che diceva: sono un anello che compone una catena. E quello era il mio ruolo. Cioè, non volevo essere tutta la catena io. Non volevo, sì, volevo essere più forte in freestyle, volevo essere, ma quello è diverso, quello è un altro discorso, la competizione. Però non volevo essere tutto, volevo sentirmi parte di qualcosa. E lì, Certo. secondo me, Dio assume una bella dimensione. Che poi non per parlare di filosofia, però il rapporto fra io e superio e superuomo ce ne sarebbe da parlare, no? Parla, Però ho parlane pure, eh? Cioè nel senso qua siamo, è il sempre momento, avuto questa teoria molto è lo che spazio comunque... giusto questo per parlarne. Ah, sono contento, perché io ho sempre avuto questa teoria, no? Di cui ho parlato solo con i miei amici e colleghi filosofi. E Mi dica, mi dica. è un qualcosa che riguarda la psicologia, no? Sì. Quindi superare te stesso, eccetera, eccetera. Però se tu ci pensi, il superuomo di Nietzsche, no? Faceva la stessa cosa da un punto di vista esterno. Cioè, il superuomo, tu diventavi un superuomo quando riuscivi ad ottenere determinati obiettivi e determinate cose, anche determinate conquiste. E invece è proprio questo il problema. Cioè, che stare in pace con se stessi, fare le cose nel modo che tu ritieni giusto, eccetera, eccetera, lì ti superi. In un'era in cui invece dentro stiamo tutti una merda. Cioè, dentro c'è l'apocalisse, c'è la merda, la munnizza più munnizza che esiste. Però fuori dobbiamo apparire sempre lucidi, belli, puliti. È un modo di. E non solo, anche quando tiriamo fuori la merda. Non è per stare meglio, è per incanalarci in un flusso di persone che hanno tirato fuori la merda che però hanno spaccato perché hanno ricevuto un tot di like. Certo. Quindi il momento più sincero, non so se forse mi sto perdendo, No, 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 fermami. no, no, prego, mi piace, perché tanto le cose normali della biografia e delle cose sono interessanti, ma queste secondo me ti, insomma, aiutano molto di più a capire. No, no, no. Poi io sono abbastanza pazzo su queste cose, però anche quando dovremmo fare una cosa tipo un gesto estremo, no? Ma non mi viene in mente niente, però un gesto estremo che ti sfoghi, come può essere piangere? Ok, vaffanculo, piango, no? Io invidio tantissimo chi piange tanto, perché non sono uno che piange tanto e vorrei piangere di più, arrivato a 35 anni, non me ne vergogno più. Certo. Invece ora vedo che anche l'atto dell'intimità estrema del pianto, no? Che non è il pianto al funerale, è proprio il pianto nella tua camera che finalmente riesci a sbloccare, ad entrare in certi pensieri che sbam, non riesci a fare altro. Certo. Essere pubblico. Deve essere pubblico perché viene pubblicizzato, e pubblicizzato vuol dire scusami, avere dei feedback, avere dei like e quindi pompare il tuo ego. Questo mi spaventa e questo lo vedo negli ultimi 6 anni. C'è una cosa da dire qua però che a me confonde tantissimo, perché io su questo tema sono ancora molto confuso. Anch'io come te ho visto persone che mettono questi drammi intimi in pubblico, no? E non ho mai capito però del tutto se dietro alla prima intenzione, che è quella che dici tu, che è quella di prendere dei like e di essere completamente
come dire, io sono veramente vero, sono genuino perché piango davanti a voi, di fronte a una telecamera, eccetera, 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 no? Quindi votatemi, bla 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 bla. Questa è la prima intenzione, però tu non pensi, almeno io ho sempre avuto il dubbio o il sospetto, ragionando molto dall'esterno, che queste persone in realtà stiano disperatamente cercando di dire: non è vero che la mia vita è tutta fasulla, esistono dei momenti in cui le emozioni che, diciamo, mi catturano e mi fanno sfogare con un pianto mi ricongiungono all'essere più nascosto di me stesso. Quindi, in un certo senso, oltre a questo discorso che può essere utilitaristico, però c'è anche una sorta di ricerca del genuino. E questa ricerca del genuino è un chiaro esempio del limite della caducità del mondo dei like e dei sorrisini finti. Perché se tu mi parli di pianto nel 2016, quando, cioè, tu, chiunque mi fa vedere una scena di pianto in TV, dico: che bisogno ci sarebbe, dal momento che siamo tutti abituati a vedere gente vestita con Gucci e McQueen che si siede lì, belle cosce, belli uomini, belle donne, tutto perfetto, tutto sorridente, no? Che bisogno c'è di inscenare il pianto? Cioè, forse è mica un messaggio, come dire, questo stesso sistema della perfezione in realtà non è perfetto perché dobbiamo mettere in TV delle scene di pianto, che sono anche abbastanza sconvenienti, ma dobbiamo proprio, perché l'essere umano è anche questo, e questo è più essenziale. Cioè, io ho questo vago sospetto, però è un mio sospetto personale, perché io vedo sempre tutto, essendo hegeliano, vedo sempre tutto diviso in due, all'interno della stessa realtà. Non vedo solo, perché è ovvio che, esempio, metti il porno, no? Io guardo molto porno perché sono un pornoide, no? Il porno, in realtà, tu dici, è tutta gente pagata per far sesso, perché ricevono i soldi, scopano davanti a una telecamera. Ma chi ti dice che nel momento che scopano non stiano veramente divertendosi? Ma quando tu parli con i pornostar o senti interviste o ti capita di fare quattro chiacchiere con chi lo fa di mestiere, la prima cosa e la cosa che ti dicono 8 su 10 è: se non ti piace, uno, più del sesso, essere esibizionista, perché lì c'è una buona percentuale di esibizionismo che secondo me non è così da condannare, perché, certo, quando sei consapevole è una cosa bellissima, no? E due, ti deve piacere fare quella cosa. Se lo fai solo per i soldi, non lo fare proprio, perché considera che è un po' come il rap, eh. L'ambiente del porno è un po' come il rap. C'è gente che guadagna tantissimo e c'è gente che cerca di farsi carriera, però almeno quando scopa sta bene. E la stessa cosa succede nel rap: c'è gente che guadagna tantissimo e magari non sa fare, c'è gente che sa fare, ma perché continua a farlo? Sia perché spera di arrivare a guadagnare qualcosa, e sia perché gli piace, sì, farlo. Sì, sono d'accordo. Però quando tu fai vedere un rapper che esce fuori dalla sua coscienza e veramente si riconnette al vero suo mondo espressivo interiore e veramente si lascia andare, così come quando vedi un porno dove chi sta facendo la cosa veramente prova un vero piacere che non è solo finzione, allora queste persone mi stanno mostrando del vero. Certo. Ah, allora, quindi anche nel pianto del vlogger che c'è su YouTube potrebbe esserci il pianto finto, ma potrebbe esserci il pianto che si inizia per finta, che però poi diventa uno sfogo vero, e questo noi non lo sapremo mai. E questa è la distinzione tra atto e azione, di cui Carmelo Bene ci ha parlato in Uno contro tutti. L'azione è il pianificare una cosa. Ad esempio, io e te adesso andiamo fuori per la strada e per scherzo ci prendiamo a schiaffi. Però se poi durante questo atto incominciamo a prenderci a schiaffi veramente, mentre qualcuno ci fa il video, e ci incazziamo, quell'atto è sfuggito al piano dell'azione. E di conseguenza in quell'atto c'è un fondo di verità. Ed è per questo che io vedo tutte queste cose col... Però a livello di casistica, quante volte avviene questa cosa del pianto reale in televisione? Noi non possiamo mai saperlo. E invece secondo me un po' te ne accorgi. No, vabbè, se, ci sono dei casi che sono... Ci sono dei casi così, però ci sono anche tutti i pianti dei vlogger su YouTube, quelli dove li metti. È un fenomeno che... Ci sono gli amateur.
Non conosco e andiamo Ah, che guarda, vuoi che ti faccio un esempio? Ti faccio un esempio che non c'entra niente con rap. Mi sembra Ciccio Gamer quando è stato aggredito in un evento per vlogger di videogiochi. Mi sembra che si sia messa a piangere davanti alla telecamera. Questo è stato un evento. Io non ho mai capito se era una cosa montata o se era una cosa vera, perché sembrava vero. Parliamo di una cosa che conosciamo tutti e due, Truce e Baldazzi. È vero o finto? A me alcune cose sembrano vere. Ad esempio, quando lui mette la bomba nella scuola, è vero odio per il sistema scolastico. Ci sono delle cose che mi fanno pensare che potrebbe essere vero. Quello è un caso che non andrebbe preso ad esempio, secondo me, perché lì è io non, a me non piace tutta questa cosa, sai? A me non piace il fenomeno Truce e Baldazzi, non piace perché non mi sembra giusto nei confronti proprio dell'essere umano che è Truce Baldazzi. Lo No, no, ma lui vuole farsi. so che lui vuole, però. Lo Ma quello che noi vediamo secondo te è reale? so che lui vuole. Però è quello il mondo che io ti E quello è faccio? proprio il problema. Dovrei pormelo adesso, me lo sto ponendo e sì, nella maggior parte è reale. Però forse una. Però allora ti faccio io una domanda a te. Tutta la realtà merita di essere pubblicizzata e pubblicata, qualsiasi cosa reale? No, però, ad esempio, Truce Baldazzi, come molte altre cose, Non la serve prima pubblicare. di internet non avremmo neanche saputo che esistono. Però c'è qualcuno che ha voluto che queste cose noi le vedessimo. Nel momento in cui noi le vediamo, abbiamo il diritto di interrogarci se stiamo vedendo veramente l'espressione genuina di qualcosa che è veramente quello, o se è una cosa studiata a tavolino. Questa è una domanda legittima. E questo ci siamo, però lì la domanda secondo me è proprio questa, cioè quanto è giusto che le telecamere, internet, Facebook arrivino in ogni angolo remoto sia dell'esistenza che della Ma conoscenza? questo però bisogna, vedi, però questo dovremmo chiederlo alle Certo, persone che riprendono queste cose. Cioè chiedere voi, ad esempio, pensate che questa cosa dovrebbe essere uploadata? Perché allora, e questo è chiaro, quando io faccio un video, ad esempio, il video che faccio con te è un atto preordinato di passi coscienti, quello di uploadarlo su YouTube. Non è che io adesso mi imbriaco e per magia tutta questa discussione va a finire su YouTube da sola. Cioè io mi metto lì, guardo il video, se c'è qualche problema di timing, cancello qualche momento inutile, lo metto su, ci metto la sigletta classica, sono una serie di step e quindi come li ho fatti io questi step, li hanno fatti anche tutti quelli che hanno messo su i vari video dove c'è X, Y e Z, no? saluto un attimo qui. Ci Prego. sentiamo domani. Augusto. Vabbè, ci sentiamo. Ciao, ciao. Vedi che mi aveva provato a chiamare Marco, non so cosa voleva. Marco, Sì. ci ho parlato al telefono 40 minuti, non penso che sia qualcosa. Sì, no, mi ha provato a chiamare, lo chiamo dopo. Tu stai andando via pure? Quanto Non lo so, non lo chilometri? Se Massimo, vieni, sai vieni, che ma abbiamo salutami. bisogno di qualcosa. Scusa, ci parlo che qua c'è. Prego, prego. Siamo tutti che sono in studio e di là ci sono i ragazzi che lavorano con Certo. noi. Ad Siamo tutti in. esempio, se ci sono dei video, no? Che non so, tu avrai visto sicuramente, no? Dove ci sono le persone più deformi del mondo, le possessioni demoniache più brutte del mondo. Adesso è ovvio che molte cose sono sicuramente studiate a tavolino, ma chi ha uploadato quelle cose? Sia che sia per fare views, sia che sia per fare qualsiasi altro discorso. Perché proprio quella cosa vai ad uploadare? E lì secondo me bisognerebbe proprio fare introspezione su chi mette queste cose e cercare di capire qual è la vera ragione. Perché ti spiego, tu per fare views su YouTube ci puoi mettere 10.000 cose diverse. Cioè io posso mettermi a fare il giocoliere con questa tazza e me la faccio cadere in testa. Lascia Capisci? ridere. Oppure posso mettere una cosa penosa. Tipo, posso mettere un mio amico che non sta molto bene di testa, che fa determinate cose, e lo metto su YouTube. Perché io faccio questa scelta di mettere o questo o quello? Quindi questa cosa di Baldazzi, ma come anche la cosa delle possessioni, la cosa di Ciccio Gamer che piange, la cosa di quello, non so se l'hai visto, quello che giocava a Star Wars da solo con la cappa di tanti anni fa, un video che aveva raggiunto non so quanti milioni di views, no? Che si metteva lì e faceva Skywalker. Cioè tutte queste cose, perché?
A parte le views, perché proprio quello deve essere la scelta? Perché per prepararlo il video e montarlo ci sono tutta una serie di step. Quindi. Però quella parte delle views non si può usare. Perdonami, cioè, se sono entrato a Prego. contesa, però non possiamo dire a parte le views, perché nell'80% dei casi sono le views. E beh, però tu hai fatto, potevi fare un'altra scelta per le views, perché proprio quella. Cioè. Perché in quel momento, ma sai com'è? È lo stesso discorso degli addetti ai lavori, no? Ormai gli addetti ai lavori non ti cagano più per la musica, non c'è il talent scout che viene da te e Certo. dice: ah, cazzo, questo spacco, questo è un ottimo pianista, un ottimo chitarrista. No, quanti numeri fa? Ottimo. Quanti sponsor riusciamo a trovargli? È la stessa cosa. Cioè, poi perché mettano il ragazzo che ha un handicap, che magari fa freestyle, che non è successo, quindi sto ponendo una cosa per assurdo, no? Lì sullo schermo. Poi sai qual è la cosa su cui si gioca tanto, secondo me? Le perversioni umane. Ma perché? Perché a me capita, quando faccio zapping, non succede mai che guardo la televisione in certi orari, cioè mai, 2 volte all'anno. Mi capita quando vado giù dai miei, che non devo lavare i piatti e quindi sono più libero dopo mangiato, no? Faccio zapping. Se io becco Uomini e Donne e 5 minuti me lo guardo, perché? Perché ho la perversione consapevole ormai di sentirmi superiore e mi piacciono quei 5 minuti in cui mi sento superiore. E determinati video fanno leva proprio su questo, Paolo, secondo me. Il problema è che poi, e non ti so rispondere, perché anche io mi pongo la stessa domanda: chi li carica? Uno sa che esiste questa cosa, secondo me sì, e due, perché lo fa? Magari anche, cioè uno può anche fare due conti, no? Io adesso torno, faccio un salto brusco e parliamo degli anni 80. Negli anni 80 c'erano dei gruppi di metal thrash dove il cantante si metteva a pisciare sul pubblico o a vomitare sul pubblico. Alright, adesso, tra tutte le cose che puoi fare per fare spettacolo, io posso capire che tu decida di fare quello perché magari un po' nella cultura di quel genere qualcuno l'ha fatto prima e lo vuoi fare anche tu, vuoi dimostrare di essere ancora più cattivo. Però secondo me se tu scegli quello, non è solo quello. Cioè ci può essere l'appartenenza al genere o la volontà di fare audience, però cioè se tu vai a fare certe scelte è perché dentro di te ci stanno degli spostamenti proprio a livello di carattere, di personalità, che tu ricomponi solo nel momento, ti liberi un attimo. Secondo me c'è, non so, una sorta di terapia individuale nell'applaudare certe cose. Forse mi sbaglio, eh. È molto nascosta. Gli individui che lo fanno, molti individui che ho conosciuto, che fanno queste cose, perché li ho conosciuti di persona e ho avuto rapporti molto dialettico, intimi, ci siamo detti parecchie cose. E poi alla fine ho scoperto che era tutta gente che da piccola si divertiva ad ammazzare le rane, a decapitare i topi, Potenziali serial killer, insomma. No, era una battuta, era una è battuta. gente ossessionata con la violenza. È gente ossessionata con la morte, come quella che col tacco a spillo torturava il gattino e il video è andato virale. È tutta quella roba che ammazzava. Sai quella che c'è tutta la scia di quelli che con i tacchi a spillo ammazzano gli animaletti piccoli e grossi? C'è anche tutta una. No? È tutta sta cosa qui. Perché vai a scegliere quella roba lì? Cioè, io non la sceglierei mai. Lo Perché vedi, il no? discorso delle perversioni regge, è legato alle perversioni dello spirito umano. Ma secondo me, a livello di io e superio, eccetera, secondo me ci potrebbe essere una sorta di tentativo terapeutico nei confronti di se stessi nel condividere questa ricerca sul dolore. Perché poi questa cosa va molto oltre, ci sono dei video, ci sono dei siti dove tu trovi proprio gente, non so se hai mai visitato rotten.com, non consiglio a nessuno di andarlo a vedere, sono siti di incidenti stradali. E di violenze varie riportati dai giornali. È gente che proprio va a vedere queste cose. Io non ho avuto mai il bisogno e mi ha fatto anche schifo abbastanza, però immagino che, viste le hit, le views che hanno questi siti, ci sia un discorso da fare proprio sull'umanità più in senso lato, perché
con tutte le cose che tu puoi narrare e tutti gli storytelling che tu puoi mettere su internet, perché proprio quello decidi di mettere. È questa, perché la scelta va lì, no? E anche Mariah Carey, no? Come quando ha fatto l'album Emotions, no? Tutto gospel. All right. L'abbiamo capito che vuoi cantare come una nera. L'abbiamo capito che fai la figa perché è un'estensione vocale di 5 ottave o quello che è. Quello che lei. Perché belle tette, niente di più. Esatto. Perché l'album tutto gospel, però? È solo una scelta commerciale per dire eccola qui, oppure perché dietro di te c'è proprio questa volontà di, insomma, di arrivare nell'inarrivabile, non lo so, vero? Poi lì sì, sono segmentati. Più che altro chiediamoci perché il disco di Alicia Keys nuovo è così pop, più pop di tanti dischi rap. Anche queste sono le scelte, perché tu, cioè perché tu artista già di successo vai proprio su quella scelta lì. Cioè, che è una parte di tendenza, dall'altra no. Dall'altra no, perché potresti essere anche una che si aliena tutta l'audience che è abituata a ascoltare un determinato tipo di cose. Ho capito quello che sta succedendo col disco di Alicia Keys, però per me è uno dei dischi più belli del 2016, anche se sto 2016 fai fatica, che è uscito l'ira di Dio, di cose belle. Però perché lo fa? A me piace pensare che lo faccia in questo caso positivamente, perché si sente un debito verso questa cosa qui. Perché Mariah Carey ha fatto il disco gospel? Perché in quel momento non riuscivano a confezionare un disco pop. Ma perché? E uno ti chiede perché? Perché in quel momento storico, secondo me, non ho mai affrontato il pensiero, anche perché, sincero, non mi interessa come artista Mariah Carey. Per niente, perché in quel momento forse usciva talmente tanta roba e talmente tanta roba più giovane, talmente tante donne cantanti giovani anche più belle di quella che ormai era diventata Mariah Carey, che dice allora a lei non possiamo più farla competere con la Britney Spears di turno, mettiamole su un podio, su un piedistallo, su un trono di valenza culturale, 35enni, 40enni, una cosa un po' più solida, un po' più elevata, un po' più etherea, quasi quasi, e poi magari è una merda, perché quello è tutto costruito, capito? Però anche lì però, secondo me... Però vedi, allora, se tu mi dici questo, la prima cosa ti dice, tu, discografico della Sony o della ONI, tu pensi che il trono sul quale si debba sedere la regina, che deve poi accalappiare i quarantenni, i cinquantenni, eccetera, sia il trono del gospel. E perché proprio il gospel, soul, R&B? Perché quello? Cioè, perché giustamente tu dici, perché non me lo lasci in pace? No, è come dire, nel tuo immaginario culturale, in quella che è la tua immagine personale di discografico o di team di discografici dell'America degli anni Ottanta, in quel preciso anno, in quel preciso momento, in quella mensilità, qual era la visione che voi bianchi o comunque uomini potenti dell'establishment, dell'industria, avevate dell'R&B soul gospel? Perché ricordati che il soul in America negli anni 80, cioè, è già bello che è andato. Se poi mi parli del soul espresso nell'R&B e in artisti spuri come il primo Maxwell, non quello di adesso, quello degli anni 80-90, e tutta una serie di cose fatte da Kashif, eccetera, sì, ci sono, però il soul come corrente musicale nel 77, vabbè, al 79, ma nel 79 ci sono già altre cose, sì, c'è ancora qualcosina, ma diciamo il periodo, il periodo Panta torna sotto forma di R&B, ma non è soul, non è soul, è R&B soul, è un'altra cosa. Io sul libro, guarda, ci ho speso centinaia di pagine di masturbazione intellettuale su quello che è, perché ci sono dei testi, come adesso io non ce l'ho lì, volevo fartelo vedere, è un tipo di Chicago che si chiama Robert Pruter, che è uno dei più grossi specialisti americani sul soul, che ha scritto Chicago Soul, e parla solo del soul di Chicago, però col pretesto di parlare solo... guarda, è qua, te lo tiro fuori, così vedi, faccio vedere la copertina a tutti. Col pretesto di parlare del soul di Chicago, sto genio, perché questo qua è uno
Questo qua è uno pazzesco. Questo qua è pazzesco. Ok. Con la scusa, questo è un libro dei 90, non è un libro di adesso. Con la scusa di parlare solo del soul anni di Chicago, in realtà fa una panoramica su tutto il soul funk, il soul jazz. Ed è un libro pazzesco perché oltre a parlare di Curtis Mayfield, Danny Hathaway, Leroy Hudson, cioè la triade, diciamo, di compositori più noti, ti parla anche di tutte le etichette, ad esempio c'è tutto lì il contributo dato dalla Chess Records, poi c'è la King, la Anna, una sub-label di Barry White, Barry Gordy, e qua vedi ci sono tutti gli artisti che partono dagli anni 50 fino ad arrivare agli anni 70, e ti spiega l'evoluzione dal doo-wop, dai cori nella strada, fino ad arrivare all'espressività nel mondo mainstream delle grosse etichette del 74-75 con prodotti soul. E ti capisci allora come mai c'è stato un Marvin Gaye nel 73 che ha fatto What's Going On, e come mai c'è stata che ha fatto Curtis, esatto. E questo, però, secondo me, con una storia del genere negli anni 80, la percezione di una roba così grossa doveva avere una certa valenza, ed è per questo, secondo me, la scelta dell'album. Però appunto, cioè devi argomentare con esempi e contro esempi, perché poi se tu prendi tutto quello che è uscito prima di Mariah Carey, il riferimento al soul è sempre stato presente in continuo, cioè il soul è uno di quei generi che non ha mai smesso di essere referenziato, mentre il jazz nell'hip hop e di essere, concedimi il termine, usato, ecco. Perché c'è un'ossessione. C'è un'ossessione da parte dell'establishment americano nei confronti della soul music. Sono ossessionati. Io non voglio adesso andare oltre perché non sono americano, quindi la vedo dall'esterno, la vedo da italiano che vive all'estero. Però è una continuo, c'è un continuo referenziare. E gli artisti più presi di mira dal Ku Klux Klan sono stati Mahalia Jackson, quindi una cantante spiritual, sono stati Aretha Franklin, una cantante soul. No, ma quello, quando tu vai a toccare le corde dell'anima, diventi pericoloso. Certo. Cioè perché i grandi di qualche decennio prima riuscivano seriamente ad arrivare al cuore dei neri, con discorsi, con melodie, eccetera, eccetera. Perché lì fai vibrare le corde dell'anima, lì quando sei accordato che lo strumento è l'anima, è lì. E quella era la ricerca di quegli artisti, però. Cioè, io sono super fan di Curtis Mayfield. Curtis Mayfield voleva questo. Cioè, un pezzo come Little Child Running, perché lo fai? Perché potevi andare in radio con quel pezzo ai tempi? Perché lo fai? Perché senti la necessità di far vibrare le corde dell'anima in quel modo tale da poter salvare qualcuno. Certo, ma anche perché attorno a te c'è un clima, eccetera. Però questo, secondo me, è rimasto fino agli anni 80 e anche fino agli anni 90, ed è per questo che noi negli anni 90 avremo una Mary J. Blige. Grazie a Dio, però, Mary J. Blige. Sì, però è un pro. Secondo me. Sì. Ma no, mica detto male, eh. Ho detto. È il motivo per cui ce l'abbiamo. Se non avessimo avuto quella sorta di esplosione nucleare del soul negli anni 50, 60, 70, noi non potremmo avere una Mary J. Blige nei 90. Perché gli anni 90 non sono altro che una conseguenza finale, secondo me, di tutto un processo musicale. Io ti dico, io ho una mia teoria al riguardo, che la musica è ciclica a ventenni. Quindi, se tu pensi, vabbè, gli anni 60 sinceramente non li conosco molto, proprio a livello di cultura, perché l'ho studiati, perché ho studiato determinate cose, però non mi sento di parlarne. Poi ci sono gli anni 70, che si sono riproposti nei 90. Sì. Che si stanno riproponendo oggi. Sì. Quindi un ventennio dopo. Sì. No? Ti seguo. Perché? Perché c'è proprio la necessità, arrivata a un certo punto, a livello proprio spirituale, di riportare determinati suoni che è scienza. Da una parte purtroppo è scienza, non voglio teorizzare a livello scientifico la musica, non mi permetterei mai. Però ci sono determinate sonorità e determinate cose
che fanno vibrare l'anima, cioè fanno vibrare, danno delle emozioni. E quindi, ad esempio, ora ho io una domanda per te. Prego. I fenomeni come due fenomeni di quest'anno, ok? Due fenomeni sia a livello culturale sia a livello di artisti che per me sono dei fenomeni, per i dischi che hanno fatto. Magari non sono sti grandissimi cantanti, sono Anderson .Paak e Childish Gambino, ok? Quello è il soul. Cioè, io ieri ho visto la performance di Childish Gambino da Jimmy Fallon. Non so se l'hai vista. No, ieri no, no. Cioè, è la perfetta fusione fra George Clinton e Curtis Mayfield. Eccoli. Cantato in falsetto, però lui senza maglia, proprio presentato come George Clinton, no? Cioè, pulitissimo, senza maglia, i musicisti vestiti in un certo modo, immagini di un certo modo, è lui che canta in falsetto Redbone, che è una roba, e poi alla fine esplosione folle del funk di George Clinton, no? E quindi ora si sta riproponendo. E quella domanda qual è? Perché succede questa cosa del ventennio? Perché Allora. c'è stata Mary J. Perché tu dici, non ci sarebbe stata Mary J. Blige, ma non ci sarebbe stata manco Lauryn Hill, ma non ci sarebbe stato nemmeno adesso Childish Gambino. Certo che no. E la domanda però è, se non ci fosse stata Mary J. Blige, Childish Gambino sarebbe la stessa cosa? Oppure va a ventenni questa cosa e quindi si evolve? Cioè il soul si reincarna? Allora, cioè, la domanda secondo me va, per rispondere correttamente dal mio punto di vista, va divisa in due tronconi. Prima di tutto, non... Hegeliano, Pardon. noi non possiamo sapere cosa sarebbe successo se fossimo vissuti in un mondo con un corso di eventi diverso da quello che c'è stato. Potremmo, ovviamente, io posso fare delle supposizioni, però, come ho detto prima, senza l'esplosione nucleare del soul negli anni 50, 60, 70, tutto sto soul nell'R&B, nel New Jack Swing, nell'hip hop, nel rap e anche DJ Luigi stesso. I'm terribly sorry, sarebbe qualcosa di diverso. Sicuramente il talento ci sarebbe sempre, però non sarebbe espresso con quella soulfulness tramite il veicolo del soul. Questa è la prima cosa da dire, la cosa più semplice. Cosa più complicata è il modello che io ho di interpretazione della musica. Secondo me, il momento di interpretazione musicale che l'individuo ha nei confronti del soul, del funk, del jazz e anche della musica cristiana, religiosa, mettici anche la musica dodecafonica di Schoenberg, tutte quelle che sono le cose più, diciamo, introspettive che uno si può immaginare, e qui ci posso anche mettere la musica a matrice gregoriana, quella altamente spirituale, no? Quel voler ricongiungersi a Dio che però tocca le corde più intime. Dei vari cantori che la eseguono. Allora, tutti questi discorsi musicali io non li vedo come una cosa ciclica. Cioè, l'uomo di per sé è metafisico, secondo me, cioè proprio un assunto, uno dei valori che io ho che vedo nell'uomo. L'uomo non è solamente razionale, l'uomo è una macchina complicata dove razionalità e metafisica si mischiano in modo veramente complesso. Dove, come hai detto giustamente tu, ci sono momenti in cui le emozioni predominano e tu ti guardi uomini e donne solo per sentirti un poco superiore, oppure ci può essere momenti in cui guardi uomini e donne da analista e vuoi capire come fa certa gente a essere così finta, oppure a essere così brava a recitare un ruolo, esempio, no? O ad essere così a suo agio, In un ambiente con le telecamere. che a crederci, perché Esatto. non è più gente finta, scusa se mi permetto questa digressione, quelli non fingono più, quelli Certo. sono geneticamente modificati per essere in quel Per modo. essere in quel modo, quindi sono loro stessi. Perfetto. Allora, quello che voglio dire io è che in tutti questi esempi non è più la storia di qualcosa che si ripete ciclicamente, perché quello che si può ripetere ciclicamente possono essere delle mode, e su questo siamo d'accordo, no? Dettate anche da eventi fattuali creati dai media che hanno una loro agenda e che ovviamente su questo basta leggere un po' di Chomsky e guardare quello che è successo nell'hip hop a livello di mode sull'abbigliamento per capire che questo, ad esempio, è una cosa generata semplicemente da agenzie di promozione, di pubblicità, eccetera. Però al di là di queste cose, che sono tutte belle da analizzare storicamente, commercialmente, eccetera,
In realtà tutta la storia dell'umanità è tutta la storia dell'uomo che cerca di ricongiungersi al suo essere. Quindi quando ci sono questi periodi di distacco dall'essere, tu hai della musica che in realtà o emoziona poco o sembra essere distante. Distacca di più. Sì. Perché fino a mo, cioè fino a 2-3 anni fa, cioè Dio benedica questo 2016, perché fino a 2-3 anni fa c'era solo musica che ti stacca dal tuo essere. Sì, però quello che voglio dirti io... Le domande di prima, vai, scusa. Il modello è proprio questo, cioè non è tanto la storia dell'uomo che ripete ciclicamente delle mode, c'è la ciclicità, certo, ma è soprattutto questo un riflesso della volontà degli esseri umani a un certo punto di ricongiungersi con le cose più preziose che hanno nella loro interiorità. E quando dico questo, dico fuck off, cioè vaffanculo a tutte le cose che potrei dire per farvi contento, adesso scavo un po' dentro me stesso per guardare dentro i miei sogni e portarvi un po' della mia realtà interiore. E questo quello che secondo me l'uomo vuol fare, l'uomo inteso come ente generico, cioè gli uomini, le donne, gli artisti, le artistesse, tutti quanti, no? E quindi non è questa ciclicità che tu vedi, innanzitutto è la riflessione. Poi, essendo io un hegeliano, vedo anche un'evoluzione, che oltre a questo che ti dico, c'è anche una sovrapposizione storica, perché c'è un processo storico, cioè un risultato di quello che è l'impatto di questa volontà di rappresentare il proprio essere nella storia, quindi nella storia delle produzioni, delle dichiarazioni, del modo con cui si appare, del modo con cui ci si veste, delle cose dette, delle cose fatte. E questa storia riflette un progresso che a sua volta è il rispecchiamento del progresso scientifico nella ricerca dell'uomo di mantenersi coerente con la propria spiritualità. In questo incredibile sposalizio di varie volontà, dove c'è la volontà di adeguarsi a Facebook, ma allo stesso tempo c'è anche la volontà di poter essere se stessi e di non essere completamente annullati da Facebook. Ergo, ecco perché c'è gente che su Facebook mette certe cose, perché vuole ancora cercare a trovare a rappresentare quella che è la realtà interiore in un mezzo che comunque in ogni caso è arrivato per alcuni già dalla nascita, per altri dopo. No, ad esempio, pensa a tutta la gente che mette le proprie collezioni di dischi e fanno i circoli di collezionisti di dischi. Cazzo, prima non c'era questo bisogno. Andavi nella casa, facevi due foto e poi avevi l'album di collezione dei collezionisti, no? E vedevi tutte queste pareti di dischi nei tuoi album, oppure da quando c'erano i computer te le vedevi sul computer. No, adesso le dobbiamo condividere. Per cui c'è comunque una tendenza sempre di voler riconciliare quello che a noi sta più caro e che rappresenta in un certo senso un po' il recesso più intimo del nostro io, perché ovviamente collezionare dischi è una cosa altamente spirituale ed è una cosa complessa di cui adesso non voglio andare troppo nel dettaglio, ma se io condivido tutta la mia parete di dischi non è solamente uno show off, ma è anche potervi dire guardate la voragine emozionale in cui io sono finito da ormai oltre 40 anni. E tutto questo è in un certo senso un processo storico che in base a quelle che sono le scoperte scientifiche e ai beni che vengono inseriti nel mondo del del consumer, quindi da prima i primi computer, poi la possibilità di bruciare dei CD, poi la possibilità di mandare dati tra computer e computer velocemente, poi la possibilità di caricare immagini, poi la possibilità di fare video, poi la possibilità di addirittura di fare del browsing dei video. E allora a quel punto noi abbiamo un processo storico. Se tu guardi tutto il sole, il funk, noi abbiamo il P-Funk come un'orgia di synth quando c'era la scienza che aveva dato la possibilità ai consumer di comprare i sintetizzatori. Fino a che prima che i sintetizzatori non c'erano, tutta quella pazzia di Clinton e soci c'era nel gruppo dei Parliaments con la S, prima che facessero i Parliament dopo, ed era tutto doo-wop e gospel, ma non c'erano i synth, perché non c'erano in commercio. C'erano i primi Moog negli anni 60, ma lui è iniziato nel 59. E quindi, vedi, c'è sempre una... Cioè, quando noi parliamo di questi prodotti, Curtis Mayfield, che è un esempio, no? Se tu guardi la discografia, io ho la discografia dai primi anni 70 fino ad arrivare agli anni 80. Lui inizia a un certo punto della discografia a usare batterie elettroniche, più o meno verso 79-80, no? E questo è, comunque, sì, la rappresentazione del suo mondo interiore, però con un rispecchiamento
con quello che di disponibile c'era nella tecnologia. E in questo si vede un processo storico, perché quando arriva il campionamento, con la rivoluzione totale, perché il campionamento non è più appropriarsi di melodie, ma il campionamento è semplicemente la possibilità di avere una musicalità con quello che è il lavoro fatto già da altri e mixato da altri, allora a quel punto noi abbiamo una sintesi che è molto più complessa di un semplice progresso ciclico. Questo è lo studio dove facciamo i dischi, praticamente. Figo, bello. Sì, sì. Da 2 anni l'abbiamo. Qui c'è il boot. Bello. Però le luci sono un po' al rilascio lento, quindi magari te lo faccio vedere dopo. Certo. Qui abbiamo tutto. Poi qui c'è un micro corridoio e arriviamo nella stanza dove c'è l'ufficio del management. Ah, bello. Tutto qui, puoi vedere tutto il merchandising. Figo. Sì, sì. Se è un ambiente, cioè è stata una bella svolta, perché abbiamo tutto qui, stiamo sempre tutti assieme, c'è un posto dove fare le cose. Lo studio è anche tuo, siete assieme in questa cosa? È dell'etichetta, è di Macro Beats, è di Macro fondamentalmente. Io ci lavoro, cioè non ho investito io, sinceramente non ho soldi da investire nella vita in generale, però ci ho investito tanta fatica, cioè nel senso l'ho insonorizzato tutto io, ho settato tutto io, perché la parte di fonia di Macro Beats la faccio io. Ah, che bravo però. Tutti i dischi, missaggio e mastering faccio tutto io. Mamma mia, che talento, non sapevo che facevi. Io non sono capace a mixare, devo farmeli mixare dai professionisti, perché sennò faccio dei pasticci. No, io l'ho fatto pure di mestiere, prima, fino a quando ho abitato a Cosenza, ho lavorato 5 anni nei service, ho fatto l'università della musica a Catania, vari corsi di fonia, cioè proprio il mio mestiere. Se non avessi la fortuna di fare il rapper, faccio questo. Ah, certo, non sapevo che facevi questo tu anche. Sì, sì, sì. Infatti non si sa, e mi dispiace perché, ad esempio, tranne gli ultimi due, cioè Stereotelling e Solo per cambiare il mondo, tutti i dischi miei li ho registrati, missati e masterizzati io, cioè tutto per mia, i dischi di Killacat li ho fatti io, i dischi di Caroline, alcune, un sacco di cose di Gaemon, di Mecna, tutta roba mia. Certo. E l'ultimo, quello che è uscito venerdì scorso, Stereo Killing, sono tornato a farmi tutto da solo. Cioè mix e mastering. Sì, sì. Io sto cercando di imparare a mixare, ma è difficile e non sarò mai capace. Quindi... dipende. Ma che programma usi? Logic. Vabbè, poi c'ho tante fonti esterne, c'ho sequenze che hanno veramente tante tracce, tutte frequenze che si coprono l'una con l'altra, non è molto... ci vuole. Ma sai cos'è? Che Logic non è un programma per missare, secondo me. È un programma per scrivere la musica, per fare la musica, per produrre, per comporre. E difatti io lo uso per quello. Quello sì, però missare con Logic non hai un'interfaccia video adeguata, non gestisce bene i plugin. Io sono Cubase dipendente da sempre. Certo, su PC? Come? Su PC? Io sono PC, io uso PC, a parte l'iPhone... Io ma no, non so neanche se c'è Cubase su Mac. No, sì. Sì. Ormai sì. Macro, ad esempio, produce, usa Cubase. Su Mac. Ah, non sapevo, sì. Pensavo che ancora... Che ancora non c'era Cubase su Mac. Ah, sì, c'è. Sì, ho voglia. No, ormai si trova tutto. Poi guarda, le ultime versioni di Cubase, dalla 7.5 in poi, sono una bomba atomica. L'unica cosa che è davvero forse un po' superiore è Pro Tools. E infatti volevo chiederti, te non ti trovi con Pro Tools? No, allora, ti dico, io ho fatto ai tempi il corso proprio di operatore Nuendo, che Nuendo Cubase è la stessa cosa, sì, praticamente. E quindi abbiamo fatto un periodo di intensivo sulla tastiera. Sì. Quindi io uso tantissimo la tastiera, il mouse pochissimo, no? E quindi me lo so portato avanti. Pro Tools poi è proprio un sistema diverso, perché qui noi, non so se vedi, abbiamo la scheda, la WAD. Bella, sì. È tutto interno. Abbiamo tutti i plugin, tutto interno, e un paio di macchinine esterne, no?
Pro Tools devi avere il banco, devi avere i suoi convertitori, è una cosa un po' più impegnativa e secondo me è molto più adatto quando devi fare degli strumenti. Sì, Noi strumenti ne facciamo pochi, Cubase per me è l'ideale. io sai qual è il problema? Che io ho accumulato, ho costruito il mio piccolo home studio dal 92, quindi ho comprato ho tutti gli outboard, ho i compressori esterni, gli effetti esterni, i campionatori esterni, i synth, e poi uso anche quelli interni, però è un misto tra quello che c'è fuori e quello che c'è dentro. E Quindi che c'hai di esterno? Tipo i compressori? TL Audio, poi c'ho il, come si chiama? Come si chiama questo qua? Il big bass, come si chiama? L'expander? BX? No, il Dynon, come si chiama questo qua? Cazzo, non mi ricordo più un cazzo. Ah, l'Afex come big bottom. Poi Ah, bomba. l'altro, che è l'unico che non mi viene il nome, il Dynamite. Cazzo è questo qua? Era quello che si usava negli anni 90, l'ho comprato perché lo usavano tutti. Aspetta che guardo la scritta che c'è lì di lato, così te lo dico perché non me lo ricordo mai come si chiama. Lo uso Ma da tutto. quanto stai tu a Londra? Dal 98. Ah, il Valley Audio, scusa. Ah, il Valley, Il Valley, grande. sì, il Valley. E poi vabbè, come effetti c'ho il Quad Reverb 2, l'Eventide, il Lensonic. E il Sony PC PCM50 PCM, sì. e poi vabbè, i moduli e synth ce ne sono tanti che vanno, che ne so, dal Roland JV2080 al Morpheus, il TG77, il Proteus, il TX81Z, il Juno 106, il Poly 61, il Memory Moog, il Clavinet, il Prophet 5, insomma tutta la lista di robacce vecchie, l'MS20. Mondo. Quindi devi avere una bella patch bay per gestire tutto Ne ho quanto. C'è tre. un mixer No, no, c'ho apposta. tre patch bay. Tre patch bay una sopra l'altra. E visto che c'ho solo 8, c'ho l'Apogee con 8 in e 8 out, adesso volevo espanderla a 16 per mettere almeno gli effetti fissi. Perché gli effetti purtroppo adesso li devo un po' quando li uso li patcho, perché poi c'ho tutti i compressori sulla patch Eh certo, e, perché l'Apogee, se no scusami, non ti puoi comprare un paio di convertitori ADAT? L'Apogee c'ha due ADAT in uscita. Sem la Symphony, sì, sembrerebbe che sia. Sì. Ma Così è anche economica come scelta. espandere l'Apogee mi costa 1000 qualcosa adesso se lo espandevo a 16. Ti Sì, ma come ti danno un altro danno un altro slot e tu hai altri 8 slot? canali in e 8 canali out. Ok, 1300, allora sì. 1300, 1400. E volendo la posso espandere ancora di più se spendo ancora di più. L'unica cosa è che visto che io sono una sorta di, insomma, di pasticcione, magari quando la compro pagherò qualcuno qua che me la metta, perché sennò io spacco tutto con le mie manine delicate. Quindi no, io non ho proprio le capacità di un operatore da studio. Io lo studio lo uso per creare, poi giustamente. Il patching non l'ho fatto io, perché se lo facevo io non suonava niente. Vabbè, ma settare una patch bay, cioè io ho studiato anche saldature, eccetera, eccetera, però quando ho visto fare le patch bay serie, io ho detto no, io questa cosa non la farò mai, perché lì sei un cazzo di, cioè un chirurgo, cioè maggiormente quando scegli i Neutrik, le patch bay, tu che patch Esatto. bay hai, le Behringer? Le No. Behringer, sì, quelle Che economiche. è l'unica cosa buona, la Behringer due cose buone fa. Mi diceva il mio maestro, la Ah. patch bay è l'analizzatore di spettro con i Neutrik. E comunque, cioè, cazzo, saldare una patch bay, porca troia, Ma quello che è stato un complimenti, cioè, mano ferma da chirurgo. quello che è stato anche complicato è fare lo shopping dei cavi, perché ci sono cose che vuoi mettere in, diciamo, come dice, in mega wiring, no? E altre cose che le lasci staccate. Per esempio, tieni conto che ci sono tre campionatori, che sono l'E64, l'Ensoniq e la Kai.
Ognuno di essi ha 8 canali in uscita e 2 canali in entrata perché campionano. Adesso non sono collegati tutti, ma già ne vuoi mettere 4 sulle 64, 4 sulle Ensoniq, 4 sulla Kai, te lo lì che hai 12 canali in più. Che li metti fissi o no? Cioè, e quindi hai preso i Neutrik pure tu? Sì, ho preso i Neutrik pure io, però la cosa complicata adesso è che se si scassa qualcosa io devo... non ci capisco niente, perché non ho fatto io il patching. Ah beh, sì, ma lì comunque anche i ragazzi nuovi che studiano, cioè lo trovi un 23enne che ti assiste alla Pathway, cioè che ha fatto la scuola, perché mo glielo fanno fare i tempi... Cioè, quando ho studiato io era già una roba abbastanza difficile, le saldature, ma invece vedo che, giustamente, cazzo, cioè... Io pure, guarda, non so, io sto combattendo per mettere la patch bay qui in studio, però non vogliono metterla. Perché non la vogliono mettere? Non la vogliono mettere perché, dici, vabbè, tanto si tratta di staccare e attaccare quattro cose con la patch bay... Invece secondo me è molto utile. Ma tipo io la settimana però prossima... Però i produttori in generale non sono molto a favore della patch bay. Hanno sempre paura della dispersione del segnale, della perdita del segnale, tutte queste cose che poi in realtà non... E dove la metti la roba però? Sul banco? Là ci vuole il banco? No. Noi facciamo tutto interno. Perché l'Apollo ti permette anche di mettere le robe in insert. Ah, ho capito. Fai un passaggio... Un passaggio. Ups. Eccoti qua, è saltato di nuovo. Beh, sono abituato, guarda, non ti preoccupare. Scusami, ma non no, è Skype, che così non è, succede sempre questa cosa qua. Sì, ancora non l'hanno fixato. Non lo fixeranno mai sta affare qua, guarda. Tu farò le interviste quando c'avrò la barba e salterà uguale. No, comunque si diceva, io ho il problema che ho tantissimi input e più che come soluzione pratica l'unica cosa concreta che potevamo fare in poco spazio era la patch bay. Sì, no, ma gli studi hanno le patch bay, che purtroppo io combatto contro i mulini a vento qui, però piano piano poi mi ascoltano. Ah sì, quindi tra poco avrete la patch bay anche voi, così impazzirete a fare. E l'altra cosa che voglio è un altro monitor per metterci l'analizzatore di spettro, perché io sono della scuola di ascoltare, però ogni tanto vedere nell'epoca moderna aiuta tantissimo. No, cioè, vedere proprio le onde, l'analizzatore, perché io lo uso sempre. Poi Cubase nuovo ce l'ha proprio su ogni singolo canale un analizzatore, quindi è una figata. Però lavorare proprio con lì fisso, che sai dove vai a toccare ormai. Tra le cose, io ho registrato da poco, che non è ancora online al momento in cui parliamo, l'episodio con Shock. Ah, bomba! Ed è solo come con quello con Bassi, parliamo solo di studio. Solo di studio per ore. E ti dico, io quando becco entrambi parliamo solo di studio per ore. Gli ultimi 3 minuti con Bassi sono: ma la famiglia come va? Bene, tu tutto a posto? Con Matteo zero, con Shock zero, proprio infognati di questa cosa. E vabbè, ma perché comunque noi abbiamo un linguaggio a parte, noi siamo una specie a parte. Una cosa che avevo discusso con Shock nel video che poi andrà è che io sono un po' stufo di vedere sempre questi artisti, anche bravi, senza che si faccia riferimento all'ingegnere che ha creato il suono. Perché non è vero che l'ingegnere è un commesso dell'artista. L'ingegnere è, secondo me, un artista tanto quanto il musicista. Cioè, i Led Zeppelin col cazzo che gli facevano i dischi se non era... E lì è Quincy Jones col piffero che gli faceva i dischi se non era per Bruce Whedon. E i Gangstar senza Eddie Sancho, hai capito? Oppure le Chic, cioè, vanno a fare il suono di Premiere ai tempi senza Eddie Sancho che gli puliva tutto, esatto, capito? Questi secondo me sono, cioè, non è semplicemente un lavoro tecnico, ma è un lavoro tecnico artistico creativo, assolutamente creativo. Sì, ma guarda che comunque si sono fatti un sacco di passi avanti, perché ora
la gente sa cos'è un fonico. Guarda, io questa cosa nella mia vita, no, l'ho vissuta in due aspetti nello stesso modo, che era quello del freestyle, che la gente non sapeva che cazzo era il freestyle. E quando gli dicevo faccio il fonico, non sapeva cos'era il fare il fonico. Ora invece, piano piano, no, entrambe le cose, cioè mia madre ora sa, a parte che ho avuto un figlio che ha fatto entrambe, però mia zia sa. Però ancora ci sono vari posti, cioè qui è molto riconosciuto il tecnico. Cioè io becco un sacco di ragazzi che fanno i tecnici, poi io ho sempre un occhio di riguardo perché mi sono fatto tanto nel culo quando lavoravo nei service. E da quando ho lasciato io ho lasciato questo mestiere 11 anni fa, 10 anni fa, e il service in cui lavoravo io, con cui ora mi trovo a lavorare dall'altra parte, tipo, mo sono stato a fare due cose nel giro di 15 giorni a Cosenza, due spettacoli, e il service erano i ragazzi che lavoravano per me, e ora li vedo molto più evoluti, cioè Certo. ora hanno i ruoli, non si spaccano il culo, inutilmente hanno capito che chi monta non può anche scaricare il furgone. Comunque è un mestiere in evoluzione. E secondo me si sono fatti grossi passi avanti. Però ancora il fatto che quello che ti mixa il disco va annoverato fra i musicisti, cioè cazzo. Sono d'accordo, io sono questo perché io ti spiego, io produco, no? E produco per me stesso, ovviamente, perché non sono all'interno di un gruppo, però mi rendo conto che il mio rapporto col mixing engineer è molto artistico. Cioè non è un rapporto semplicemente tecnico. Molto del mixaggio che lui fa è basato su quella che è la conoscenza del mio stile musicale, che è tutta disco, con i violinetti, le chitarrine. E quindi tutta quella rotondità che io gli chiedo di darmi nel mix, non è di certo, è certo che è un discorso che ottieni tecnicamente, ma anche una chitarra la suoni con la tecnica, però poi la rotondità è qualcosa che, infatti io prima di trovare sto mixing engineer ho fatto fatica, no, non è, ne ho girati diversi che non me la davano sta rotondità, capisci? Ma assolutamente, ma poi io mi rendo conto anche che, ad esempio, io quando mi è servito di fare il disco Storytelling, quello che è uscito a gennaio, avevo bisogno del suono e so che solo Squarta me lo poteva dare. Ah, te l'ha fatto Capito? lui? Sì. Poi io devo tanto a Squarta perché comunque abitavamo vicino quando stavamo a Roma e spesso andavo in studio da lui. Ho fatto solo per cambiare il mondo, tutto da lui, e l'ho seguito nei missaggi, tante cose le ho imparate da lui. Così come se io ho bisogno di far suonare una cosa in un certo modo, vado da Shock. Perché Matteo, quando deve comprimere una batteria, e Sì. non ce n'è, ha voglia che io ci sbatto. La stessa cosa i ragazzi, che un po' sanno, quando hanno bisogno di fare il suono classico, vengono da me. Perché sanno che se gli devo missare una roba che deve suonare un po' anni 90, io so come fare. Senti, tu sulle voci che trattamento hai, se si può sapere? Certo, non tanto i miei trucchi, quelli non si possono descrivere, quelli. Allora, ti dico, io con Stereo Killing ho cambiato completamente modalità di missaggio della voce. Prima io partivo da un minimo di De-esser Sì? Desser, e ho... plugin. Sì, ti Ok. sto parlando solo di plugin, poi i Certo. compressori esterni, quelli dipende dalla casistica. Ti faccio, plugin è molto più esplicativo. Mettevo un minimo di EQ o comunque De-esser, poi l'Airvox, Ah, quello lo metto sempre anch'io. però dopo ci arriviamo. Dammi qualche. L'Airvox, Sì, dimmi. poi ho usato per tantissimo il Teletronics, Ah. ma un dB soltanto, e poi io comprimo multibanda. Io uso il multibanda sulla voce. Ho un multibanda della Precision che è pensato per il mastering, però io comprimo multibanda sulla voce e alla fine, se necessario, se il multibanda non ci arrivo, metto un altro De-esser, se no va bene così. Però Wow. per me era multibanda. Ah, minchia, mi si sta scaricando pure il telefono. Che peccato. Proprio adesso che mi stai dicendo. Adesso che No, ti arrivo. è al 10%, vediamo. No, non ce l'hanno il capetto. Invece, abbiamo acquistato da 2 mesi, da un mesetto e mezzo,
Il plugin, il VoxBox. È bello, non l'ho mai usato. Paolo, te ne innamori proprio. E quindi sto usando solo subito VoxBox compressore, c'è cioè il suo EQ, c'è cioè una sorta di EQ che va ad agire su solo determinate frequenze con un minimo di compressione. Non uso il suo Dehesser perché è super cattivo, è davvero cattivo e massacrante. Quindi parto da VoxBox, un minimo di EQ, ho ucciso l'Airvox. Waves, perdonami, ma non uso più l'Airvox. Non lo usi più. Eh no, perché è medioso. Quando ti rendi conto, anche il VoxBox ha anche il taglio sulle bassissime, quindi a 80 io taglio, a volte sulla mia voce anche a 120 perché c'ho sta risonanza. Dehesser alla fine è multibanda, quello lo userò sempre sulla voce, maggiormente sulla mia, no? Multibanda. Ma pochissimo, cioè che la threshold è morbidissima, il rilascio è rapidissimo, quindi proprio giusto perché io ho dei momenti in cui spingo molto di più, no? E se tu vai a comprimere tutto, si perde Certo. l'intenzione. Invece il multibanda comprime in modo intelligente, Certo. quindi sulle medio-basse gli do una compressione diversa che sulle medie, sulle alte dove ancora mi può rimanere qualche S vado a comprimere rapidissimo. E sulle altissime lascio spazio. Però, E quindi. ecco. E infatti sono contentissimo di come suona Stereo Killing. Davvero contento. Poi il mio beta test è Turi. Ah, ecco, sì, è vero, perché voi due lavorate tanto assieme. Sì, lavoravamo. Ora di meno, però per me è un maestro. Ma anche a livello di fonia è sempre stato avanti lui. Quindi se una cosa gli suona bene a lui, è tutto a posto. Va bene, senti i riverberi e delay? Metto un minimo, sì, è vero, metto un minimo di reverbero, sto mettendo un lexicon. C'hai quelli, i plugin, Sì, no? però, cioè, rapporto mix wet tipo 2% massimo. Poco, 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 poco. Sì, a me non piace la voce Sì, reverberata nel rack, poi nei non è la ritorni con un disco, tag. ecco. Cosa? Non è la disco, ecco. No, ecco, sì. Delay non ne metto più, l'ho messo per un sacco di tempo, ora non ne sto mettendo più, a meno che non è creativo. Quando lo devi mettere creativo, comunque c'è un po' di delay, plugin che mi automatizzo quando e dove servono. Senti, e per la pasta del suono ci sono, per esempio, a me piacciono molto i Sound Toys, non so se li hai mai sentiti. Vabbè, li usa Shoka, adesso io ce li avevo, poi ho ripreso a usarli, no? E creano una certa pasta nell'hip hop, no? Nella produzione di una traccia hip hop, soprattutto quella che fai tu, per creare quella bella pasta dove però anche tutto è pulito. Lì cos'è? Mixaggio, mixaggio, mixaggio? O ci sono anche dei plugin, dei sommatori, delle cosine che aiutano? Allora, ti dico, io non produco i beat. E quando il produttore è forte, ti dà già il 70% del lavoro fatto. In questo caso, ad esempio, Ghisa che ha fatto i beat di Stereo Killing. Ti parlo di Stereo Killing Sì, non per farmi pubblicità, certo. non per, perché è l'ultima cosa di cui sono. In cui penso di aver fatto uno step in avanti a livello di fonia, no? Anche perché lui mi ha presentato dei suoni che già suonavano bene. E quindi lì devi andare giusta ad incastrare. Io parto sempre da cassa e basso. Cassa, basso devono dare il groove, cioè Sì. per quello che facciamo noi è fondamentale. Ti deve parte dell'emozione di un pezzo rap deriva da là. Apro tutto quanto. Cioè, io ho i miei trick. Ad esempio, ho il DBX che uso sui bassi perché comunque gli dà una compressione però non violenta, cioè deve rimanere il basso, cioè non te lo so spiegare, però il basso deve essere anche un po' a cazzo suo, cioè deve essere anche un po' libero, cioè non deve essere troppo compresso nell'hip hop secondo me, perché se no vai a fare la trap, che Certo. ci sta, a me come suona la trap, come suono proprio di missaggio tecnico, mi fa impazzire perché è Fatta tutto, bene, sì, no? Mi sembra è tutto perfetto. Cioè, proprio è il manuale, del no? mixaggio, sì, del Poi l'emozione è mixatore. un'altra cosa. A me Certo. mi emoziona un sacco il disco di Anderson .Paak perché ci sono dei bassi completamente fuori controllo ed è Certo. figo. Cazzo, no? Perché è figo.
cioè è tutta la roba di mo non mi viene in mente, non lo so, Bobby Beale, tutta quella gente là che aveva il basso sporco, no? Poi io lo medizzo un po' il basso sempre, cioè do sempre un po' di medio alto al basso, Proprio perché del piano. nell'equalizzazione, quando equalizzi ci aggiungi la punta, ma una Ho puntina dei o... plugin che sono degli enhancer di frequenze, tipo Ah, uno di quelli più usati è l'Airbus, però non uso più l'Airbus io. ok. Ah, ecco, mi sembrava. Perché fa Sì, parte uno. della serie Airvox, Airbus, RQ, no? Sono tutti Sì, Renas. l'unico che continuo ad usare è l'AirComp. L'Aircom, perché sono quelli della Perché c'è il Renaissance, side no? chain che Sì. spacca. Quando mi serve un side chain buono, uso l'AirComp L'Aircom è bello, sì. della Waves. Sì. Il resto no, la serie R. Dopo che abbiamo i WAD, abbiamo speso un sacco di soldi per plugin. Avete Non gli costa. UAD quindi? Sì, tutto WAD. Ma con la Ma Marco ha scheda? speso un botto di soldi per i Ma con la plugin. schedona? Cos'è Sì. satellite? Cos'è dentro al computer? No, è questa qui, è l'Apollo. Ah, è vero, l'Apollo me l'avevi detto, scusa. Sì, 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 sì. l'Apollo è Come Marco. sono Sì. sti UAD? Sono belli? Allora, sono bellissimi. Finché non li fai lavorare troppo. Se ad esempio il Teletronics ti comprime 2-3 dB, io che il Teletronics l'ho usato un sacco nello studio dove ho studiato a Catania, tanta differenza non ne senti, anzi, il plugin suona proprio bene. Quando inizi a togliere 4, 5, 6, 7 plugin, inizi a capire che, scusami, dB, inizi a capire che è un plugin. Ma quello perché non ci sono le valvole, non c'è il trasformatore, cioè è così, è inutile. Certo. È inevitabile, sì, capisco. Però per dirti questo sul Voxbox ci ho messo giorni, eh? Cioè sono stato chiuso qua tipo serie barba lunga e Certo. puzzare per capire bene il Voxbox della Malley, però spacca. Perché sì, tu ti senti più, diciamo, ti senti equalmente attratto dalle due cose, cioè reppare e ingegnerizzare. No, mi piace molto di più reppare. Però ne parli con passione di questa cosa Eh sì, dell'engineer. ma perché è una mia grossa passione, ma poi anche perché c'è stato un periodo della mia vita in cui comunque fare questo mestiere, cioè girare coi service, studiare, nel frattempo comunque studiavo anche all'università, cioè sono uscito da un bruttissimo periodo della mia vita proprio grazie a questo, nel momento in cui l'hip hop non mi aiutava più perché c'era la glaciazione, non so se ti ricordi di No, sì, 2001. era una delle domande che avrei voluto farti, l'interpretazione di quel momento, secondo me, perché lo chiedo a tutti, perché io ti spiego, lo chiedo per una ragione specifica, non perché sono sadico e voglio sentire parlare del dolore degli altri, ma perché io nel 98, nel 97-98 mi sono trasferito a Londra. E quindi da lì ho perso completamente, perché poi sono lì, a Londra io mi sono trasferito perché ho avuto un contratto discografico. Quindi mi sono completamente concentrato sulla mia carriera discografica e ho perso il contatto con l'Italia, tranne che con Paola Zucker, che ogni tanto mi diceva delle cose sempre più terribili, sempre più deprimenti. E io, essendo stato distante, non avendola vissuta questa situazione, alcuni dei tuoi colleghi me l'hanno già descritta, ma se tu me la puoi descrivere dal tuo punto di vista sarebbe bello. Beh, io. Aspetta che è sparito il video. Ok. Io me la ricordo, io comunque ero piccolo. Cioè, nel senso, io ho conosciuto sta cosa dell'hip hop nel 97-98, che avevo 16 anni. E dai 16 ai 19 anni, che ancora. Ti faccio l'esempio, io ho fatto l'esame di maturità, no? La mia scuola era a 300 metri dalla stazione dei treni di Cosenza. Io ho finito l'esame. Avevo due zaini, uno con i libri per l'esame e uno con i vestiti. Ho lasciato lo zaino con i libri a un amico mio che me l'ha portato a casa. E io ho preso il treno e sono andato a Gallipoli perché c'era il gusto dopo. Ah, eccola qua l'organizzazione, la logistica. Nel 99. Nel Ed è 99. stato il primo live di americani che ho visto, che erano i Company Flow. Ah. E considera che fino al 2001 la mia vita era solo ed esclusivamente hip hop. Con tutto che facevo, che stavo sempre per strada, ero una grossa testa di cazzo, Sì. no? Però sta roba dell'hip hop mi manteneva, no? Fino ai 19 anni, 20 anni mi ha
mi ha dato l'illuminazione. Poi è arrivata la glaciazione, no? E io proprio me la so vissuta malissimo, ma a livello personale, perché anche in una città come Cosenza, dove era bello dire non c'è un cazzo, qua non c'è un cazzo, in realtà c'era due trasmissioni radio, ci beccavamo sempre, c'era Luigi che faceva uno, due parti a settimana, no? Poi ti ascoltavi 1212, poi prima ancora Venerdì Reppa, e poi 1212 il pomeriggio, e poi c'era Yo MTV Rap, e poi Cioè. c'era Master Fritz, cioè c'era, era pieno di roba. E poi Certo. usciva L, Cristo e Dio, Certo, che sì. Certo. questo manca adesso, una L, capito? Quando è svanito tutto, io me la so preso male proprio a livello personale, perché non avevo nemmeno più i feedback, perché io andavo in giro a rappare. E quindi lì io proprio a livello personale di vita ho avuto il periodo più nero in assoluto. Ma non so se è stata una coincidenza dei 20 anni, della Cioè, strada, dei scusa, co soldi. De... cos'è che è mancato? È sparito tutto di colpo? Luigi si è trasferito a Bologna Ah, è vero, sì, questo nel è vero. 99. I ragazzi che facevano la trasmissione in radio non la facevano più. Abbiamo provato noi, ma la radio aveva problemi. A L non usciva più. Sì. Sì, è vero, poi a un certo punto. Sì, quella è un'altra. Lo so che tu. No, no, sì, quella è un'altra storia che ho approfondito, sì, quella è vero. Non facevano più 1212, cioè non c'era più un cazzo. C'erano i dischi che avevi. E io lì ho preso una deriva perché poi mi sono iscritto all'università, però nonostante andassi bene all'università, però ho preso una deriva psicomotoria incredibile, finché poi ho avuto una sorta di sostituzione del mio amore per l'hip hop che non era più contraccambiato nella realtà, e in quei, secondo me a quell'età hai bisogno che sia contraccambiato, È un pochino, sì. nella fonia. Quindi mi sono messo a studiare fonia, ho avuto la fortuna di avere dei ragazzi che mi hanno preso dalla strada dove stavo marcendo e mi hanno detto vieni a lavorare con noi, e mi hanno fatto lavorare chi in un pub per mantenermi l'università, chi nei service per imparare il mestiere e pagarmi l'università della musica. Quindi mi ha salvato anche la fonia, però per me era comunque una cosa hip hop anche la fonia, perché il mio sogno era fare i dischi e mixarmeli da soli. Lì subentra Turi. Lì è arrivato a un certo punto, quando l'hip hop stava un po' di nuovo salendo, no? Con i vari show off a Milano, eccetera, eccetera. Turi mi ha chiamato, mi ha detto: senti, vuoi fare il featuring nel mio disco? E poi mi ha portato in tour con lui. E da lì io ho iniziato anche a fondere i due aspetti, sia della fonia che dell'hip hop, e poi lì era hip hop al 100% di nuovo. Però il fatto della glaciazione, no? Io ne parlo sempre con i ragazzi più piccoli di me, no? Perché lì è stato proprio un beta test incredibile. Perché quanti si sono persi là dentro, in quel vuoto? E non ti parlo di hype, di uscite di disco, di minchiate del genere, proprio di amore verso questa Certo. cosa. Lì è stata quasi una sorta di... non te lo so spiegare. Come quando lasci Scusa, qualcuno che adesso ami. ho un colpo basso, però kantianamente è difficile spiegarla questa, ma hegelianamente si spiega in due Sì, parole. hai ragione. Scudo, va, continua. No, no, però ti dico, io non sono kantiano, cioè No, io no, no. Kant è funzionale, però Però guarda che il questo è discorso della proprio. fede, Mi io ho un sta. sacco di No, fede. no, no, ma non è questione di fede, mi stai mettendo di fronte l'immane potenza del negativo e diciamo rovesciamento per poi Sì. diciamo superare di nuovo in una nuova dimensione, in un piano superiore, in una sorta di coesione tra le cose, no? Che c'erano prima, in un modo molto più. Sì, è Non direi super evoluto. hegeliano, sì, alla fine ha vinto Hegel. No, non so, come l'hai descritto tu, la fonia durante la glaciazione, poi l'hip hop che c'era già prima e dopo queste cose si fondono assieme ed ecco qua un nuovo. Facendomi anche campare, che non è poco. Che è Cioè, ancora un'altra. sì, però quello è molto kantiano, il fatto del vivere di una cosa. Però ti dico, cioè, a parte che a me, per me l'importante è davvero arrivare a fine mese che pago l'affitto e ho Guarda. mangiato e sono felice. Viviamo in due nazioni diverse, ma ti assicuro che è il mio stesso problema.
In che senso problema? Che pago, che anch'io ho il problema che devo pagare l'affitto alla fine del mese. Ah no, certo, lo Perché per immagino. mantenere tutto sto porcaio qua, ti assicuro che proprio il terrore di dover andare in mezzo a una strada non è tanto per me, ma per tutte le cose che sono qua. Perché dico, io ci vado in mezzo a una strada, ma loro. Ti capisco benissimo, anch'io la vivo così ormai. Però dall'altra parte, noi che abbiamo una passione del genere siamo dei privilegiati. Questa cosa. Esatto, Io mi ritengo fortunato. Io mi anch'io. ritengo. Io cerco di non dimenticarmela mai. Poi i numeri, le visualizzazioni, le copie vendute, ma sti cazzi. Cioè, comunque io a 35 anni ancora vado a suonare, ancora mi diverto comunque. Mi diverto di più ormai perché sono in uno stato di quasi quiete, no? In cui non devo dimostrare più niente a nessuno, no? In cui mi diverto di più, cioè mi diverto con più consapevolezza, con più maturità che mi sto divertendo. E questo guarda che io mi rendo conto, cioè guardando i miei coetanei, a Milano la percepisco di meno questa cosa. Però quando scendo giù in Calabria e vedo tanti amici, fratelli miei, no? Che non sono felici perché riescono a lavorare 2 mesi e poi i casini, capito? E invece io ho questa cosa che è ancora bellissima, cioè perché per me è ancora Ancora una bellissima. pa E ti ripeto, sì. poi quest'anno a me mi ha dato un sacco di energia a livello di uscite discografiche. Cioè, oh, non c'è stato un cazzo di mese quest'anno che non sono stato a ruota con un disco bello, americano sempre, ti parlo. Ma allora tu mi stai dicendo che è vero che c'è un mondo di uscite molto commerciali, ma c'è anche un mondo di uscite belle, che non sono che sono in un altro ambito, quindi è come se in un certo senso, cioè mi ricordo molto delle posizioni di 20-30 anni fa, quando c'era tutta la classifica e poi c'era tutto un altro sottobosco di cose però molto interessanti, da cui anche il mondo della classifica succhiava, no? Come anche adesso che c'è, vabbè, la trap è un discorso complicato, però c'è un documentario su YouTube che magari poi se vuoi te lo linko, di un tipo che segue l'hip hop dai primi anni 80 e che dimostra con l'uso dei campioni che la trap è praticamente una sorta di risultato finale di un processo di campionamento ed editaggio. Di suoni che arrivano dalla prima electro dei primi anni 80. Ah, voglia, ma questo io lo dico da una vita. E vabbè, ma comunque l'808 quella è. No, ma anche proprio gli accordi, e lui fa proprio tutta l'analisi, prende tutti gli accordi che stanno, che ne so, in TI o in altri classici della trap americana, e dice, ah, c'è questo accordo, qua c'è questo suono e questo accordo, qua c'è questo, qua c'è questo. Effettivamente è molto blaxploitation questo, perché negli anni 80 a sua volta facevano il verso a certe forme armoniche che davano l'impressione dell'epico che c'erano nei primi anni 70 nei dischi di funk di Blaxploitation. Assolutamente sì. Tu ascolti compositori come Sibotron, quelli dei Detroit primi anni 80, tipo i pad con gli analogici, no? E poi partiva il pezzo elettro, no? E questa qui è la trap, cioè questa Però qui io è. ci vedo anche un'altra radice molto forte nella trap, Che è? che è il Dirty South, la roba di Atlanta di metà degli anni 90, cioè gli Vabbè, ma Outkast e i Good Day Mob. quello sono d'accordo, ma quello comunque a livello Più armonico. come testi, ti parlo come Come testi, testi? attitudine, metriche. Quello sicuramente sì, però a livello proprio musicale, cioè, le radici sono negli anni 70-80. Sì, assolutamente, ma questo io lo dico sempre. Sai cos'è un disco che mi ricorda? Cioè, io quando ho sentito la trap, l'esplosione di questa trap, e lì non ti nego che mi sono sentito un po' vecchio, ho pensato un sacco a Soul Food dei Good Day Mob. Ah, Ricordi? Che è un sì. disco che. Sì. Ai tempi, per dirti, la vecchia scuola di Cosenza diceva: Outkast e Good Day Mob, non sono molto hip hop. Io da ragazzino un po' ribelle a questa mentalità me li sentivo un sacco. I Good Day Mob mi sono sempre piaciuti. E guarda che ci sono dei pezzi in quel disco che se prendi adesso un Young Thug con un suono diverso, logicamente, completamente digitale adesso, super analogico prima. Comunque sono perfettamente sovrapponibili.
Guarda, a me c'è stato un evento che mi ha illuminato sulla trap, e devo dire che sono anche contento poi alla fine di essere venuto a vivere qua. Una sera, parliamo del 2004, 2005, 2006, mi trascinarono in questo locale dove c'era un DJ che suonava, non ancora, che mischiava un po' tutte queste cose, mischiava trap, la prima grime, un po' di drum and bass, un po' di dubstep, un po' di two step, un po' di garage, ma tutto mixando velocissimo, no? Sovrapponendo voci a bassi a cose. E io non ho mai sentito così tanto groove fatto con gli strumenti digitali, cioè con plugin, perché quella era tutta digital music, se non in quel momento. E da lì ho capito che non è. L'ho capito che anche in questo periodo che ci sembra diciamo un periodo un pochino strano, soprattutto per chi è abituato alle forme classiche, no, del funk, del rock, del soul, del jazz, in realtà i caratteri della musica afroamericana si sono trasmessi tranquillamente in queste forme, in digital music, sia nella two step, sia nel garage, sia nella trap. Cioè non, in realtà è semplicemente una delle molteplici forme in cui la sincopazione e tutte le altre forme, diciamo, ritmiche, armoniche, che ci sono in tantissimi altri generi, si sono trasposti, no, in un processo di sposalizio con l'uso della tecnologia. Proprio quando mi dicono roba nuova, io dico sì, è roba nuova, nel senso che è il traguardo che abbiamo raggiunto adesso, però in realtà di nuovo qua. Di nuovo ci sono, c'è proprio l'attitudine, tornando al discorso di prima, proprio l'attitudine al messaggio, Questo sì, questo all'editing. sicuramente. Questo, se ci pensi, cioè io dal punto di vista tecnico, questo vedo, che c'è un sacco di editing e un sacco di attenzione all'incastro delle frequenze. Però vedi, questo è il mixaggio. La musica, cioè, dipende che cosa consideriamo, se Sai consideriamo. quale sarebbe una cosa figa da fare? Prendere le tracce separate di un pezzo Esatto. che hai menzionato tu prima degli anni 70 e farle mixare a uno dei mostri di Esatto, adesso. io ho Può dei. darsi che suonerebbe nello stesso modo. Sì, si può fare una cosa leggermente più modesta. Io ho dei colleghi qua a Londra che fanno proprio. Sono dei trappisti di quelli proprio di prima, British ovviamente, trap. E potrei chiedergli magari un giorno se hanno una traccia che sono disposti a darmi e la faccio mixare al mio sound engineer che invece viene dagli anni 80 e ha un'attitudine molto disco, molto, no, Sarebbe blondie. figo. E voglio vedere come viene fuori il sound e poi lo farò. Lì sarebbe da fare tutto un discorso, io, Un te, tutorial, un devi tutorial, fare. però anche con la partecipazione tua di Shock, che ne so, se Bassi vuole. Cioè proprio fa pane al pane. Quando parliamo di musica nuova vecchia, dobbiamo essere convinti, no? Certo, è ovvio, è il suono, gli ingegneri hanno dato a questa trap una sonorità nuova, allora questo lo accetto. Però la musica è quella lì. Assolutamente. Cioè, è un po' poco per essere considerati moderni, secondo me. Ma secondo me è la vera modernità. Comunque aspetta che controllo la batteria, Paolo, perché se si scarica è all'1%. Se si scarica vado in macchina col caricatore lì, Ti prego, perché sperando. la discussione è veramente intrippante. La vera modernità del fenomeno trap, se devi fare una classifica, l'ultima cosa sono i suoni. Certo. L'ultima cosa sono le rime, Certo. che quando ci sono, è proprio la moda, Sì. è nemmeno la moda, L'attitudine, tu dici? Lo nemmeno l'attitudine, stile? l'apparire in un certo modo, Ah, proprio beh. è che lì è la prima perfetta commistione, secondo me, fra i video fatti in un certo modo, i social gestiti in un certo modo, l'apparire in un certo modo. È rendere fashion la strada, che poi non è strada per me, quella lì, la strada è un'altra cosa, però è cercare di rendere fashion un fenomeno di strada, e la fashionizzazione, quella è la cosa forte della trap, non è la musica, È l'immaginario che è costruiscono, tu dici? l'immaginario che si costruisce attorno, perché alla fine un pezzo trap che ti rimanga dentro, come può essere, non lo so, un pezzo di Wu-Tang Forever, ok? O di Elon Earth, o come può essere Keep It Toro, non può esserci. Perché
perché è tutto in quella fascia sonora lì. Certo. Ma ti parlo proprio a livello tecnico, non di gusto, non parla di ingegneria del suono. Rapper, eh? Di ingegneria del suono. E invece, però, a livello di immaginario, a livello di apparire proprio, i ragazzi sono forti, perché appaiono in una maniera super forte, cioè super penetrante, che arriva. D'impatto. Lì è la vera cosa della trap, maggiormente in Italia, maggiormente in Italia. Perché in America comunque ci sono artisti che fanno trap, che rappano da 10. Poi ci sono anche dei... Io ho sentito mixare quella trap, la mixano da paura, eh. Cioè, balli. Anche se non ti piace, balli, perché c'hanno... Ah, no, assolutamente sì. C'è sì, un sì, tiro, c'è un tiro. Non è musica senza tiro. Dipende anche chi la propone, come la propone, la scelta di tracce che tu proponi, perché di trap ce n'è tantissima. Quindi se parliamo di trap italiana commerciale o se parliamo di trap inglese o di trap selezionata in Inghilterra da DJ americani, cioè c'è tutto un gusto, un po' come dire il funk, no? Io ho sentito le serate di Next One quando suona funk, ho sentito i DJ di Londra come Cap Darge suonare il funk, ho sentito Jace Peterson suonare il funk, sono tutte cose diverse. Cos'è? È la zia Polly, perché vivo a Brixton io. Ah, okay. Quindi c'è un tasso di, diciamo, di incidenti vari di vario tipo che, diciamo, sono le sirene sono a portata. È un po' funky, diciamo, il quartiere dove vivo io. Ma sai qual è il nella mia testa il metro di giudizio, no? Quando il groove di un pezzo trap è affidato solo ai piattini, non mi muove, non mi piace. Quando c'è qualche altra componente che fa groove in un certo modo, allora, nella trap, la trap funziona un sacco. Vabbè, e a me, sì. Sincero, poi non faccio solo gomitini, però mi piace perché muovere. Il groove è l'incastro anche, è bello il groove frutto di un incastro. E certo, ma quello è, se no a mettere i piattini terzinati ormai che cazzo ci vuole? Cioè. Ma tu lo sai che nel libro che uscirà quando ci avrete tutti la barba... C'è tutta questa analisi che sto facendo in questi mesi, in questi anni. Pazzesco, dovete sapere che appunto il telefonino è morto, quindi c'è stato bisogno di caricarlo in macchina e questo è veramente spirito di sacrificio e di abnegazione. E che non ci fermo niente, nessuno, anche questo. Neanche la carica del telefonino. Sì, poi oggi ci ho avuto una rivolta magnetica, perché il computer di solito la batteria dura tantissimo, la stessa cosa il telefono, però sì. Evidentemente la guerra magnetica ha voluto che... Le cose che vedo dietro di te sono le luci della città. Sì, guarda, se la facciamo... Aspetta, cerco di mettere il telefono in una posizione adeguata. Ecco. Se mi vedi così possiamo farlo anche così. Ma no, vedere ti vedo. Aspetta che sposto il Big Jim, lo metto qua, così ti si vede meglio. Eccoti qua. Forse, no, sì, ti si vede bene, ti si vede bene. Sei nella macchina così. Tu adesso? Sì, sto tornando a casa. E fa freddo a Cosenza adesso, sì? No, io abito a Milano. Ah, sei a Milano quindi adesso tu, ah, perfetto. Quindi ecco sì. Perché fa freddo. Sono anche riuscito a connettermi col Bluetooth, quindi uso il microfono dello stereo, quindi... Perfetto, aspetta che... ecco qua... Speriamo siamo estremamente moderni. Siamo contemporanei, sì, che bello però essere moderni, no? Guarda, per me il Bluetooth è l'invenzione del secolo, dalle cuffie alle casse, è tutto estremamente figo. E beh, quindi tu sei col telefono collegato via Bluetooth a cosa? Eh? Al mio stereo della macchina, così sento la tua voce nelle casse e uso il microfono. Che incubo! Buono! No, è una figata, ti dico, è una figata. No, guarda, è figo anche perché tanto c'è un traffico della Madonna, quindi possiamo continuare la nostra chiacchierata in tranquillità. Sì, no, io ti dicevo, guarda, come dicevamo, diciamo, la trap e tutti i generi contemporanei sono una, diciamo, un'esplorazione nella tecnologia, nell'attitudine, in tutto quello che vuoi,
di qualcosa che effettivamente però è sempre la stessa roba, cioè il ritmo, l'armonia. E poi ovviamente tu dici ci sono cose speciali come l'attitudine, la, diciamo, la feticizzazione della vita da strada e la fashionizzazione e la spettacolizzazione di quella che è una vita che è molto diversa da quella con cui, col metodo con cui viene mostrata. E lì sono perfettamente d'accordo. C'è comunque la descrizione di un mondo che è molto rocambolesco, no? Molto epico. Quando invece è squallido di per sé nella sua matrice reale. Sì, è un edulcorare, un rendere, ti ripeto, fashion qualcosa che magari fashion non è. E che comunque con i social network, secondo me, la cultura dell'apparire si è molto espansa. Cioè, c'è sempre più voglia di apparire, anche le mode sono molto più. Mentre tipo c'erano zone in cui le mode arrivavano con latenza, no? Certo. E Cosenza, io sono cresciuto a Cosenza, era una di queste città, per dirti. Cioè, le mode a Cosenza arrivavano più tardi, no? Ora, con i social network, col fatto che tutto subito, immediato, è distribuito in modo capillare, le mode arrivano subito. E questo ha permesso l'avvento di un certo immaginario modaiolo, un certo immaginario fashion. Certo. Non so se è un bene o un male, cioè io tutto questo hating nei confronti della trap non lo vedo, perché comunque anche in Italia c'è gente che secondo me rappa bene, che sia un beat trap o che sia un beat 90s classic, c'è gente che sa rappare e gente che non sa rappare. Poi i fenomeni da baraccone, l'Italia ce l'ha sempre offerti tantissimo e continuerà sempre a farlo. Hanno numeri, hanno seguito e fanno danni come è sempre stato. Poi c'è sempre stata gente come me, come gli Unlimited, come Blue Nox, come i Colle, come tanta gente che si è sempre opposta cercando di portare qualcosa a livello culturale. Ma è sempre stato così, capito Paolo? Io non capisco questo accanimento anche nei miei No, colleghi, nei miei coetanei, di gente più grande dice ecco la allora, trappa è il male. No, ti spiego, no, la trappa è. io lo Poi non vedo, so come la pensi tu. ecco, te lo dico subito, io vivo a Londra e ho deciso di venire, lo ripeto perché è molto importante, perché io sono venuto qua proprio per ascoltare cose nuove e immergermi in quello che è lo sviluppo continuo dell'underground londinese che è infinito praticamente. Quindi in realtà io sono molto favorevole alle cose nuove e produco anche musica e sperimento tra molte produzioni, ovviamente tutte non commerciali, ma comunque in ogni caso sono a favore di qualsiasi tipo di innovazione nel campo dell'engineering, dell'uso di strumenti, plugin digitali, virtual instrument, eccetera. Quindi assieme a tutta la cultura classica che ho, mi piace moltissimo diciamo, acculturarmi. Con cose assolutamente, diciamo, diverse, contemporanee, eccetera. Fatta questa piccola premessa, io penso che questo fenomeno che tu mi racconti si possa iscrivere, almeno in parte, in quella che è la tipica antipatia che esiste ormai da anni nel mondo co consumistico capitalistico. Tra quelli che sono le varie tribù di appassionati a generi. Ad esempio, a Londra è da tantissimi anni che esisteva in passato molto forte l'antipatia tra reggae, tra persone che ascoltano reggae e persone che ascoltano funk. E questa cosa io l'ho scoperta, tra le altre cose, andando a fare il nuotatore in vari club di nuoto, dove ho scoperto delle persone, della mia età, cioè quindi sui 40-50. Che erano di Londra e mi dicevano: io non ascolterei un disco di funk manco se mi costringessero, perché era tutta gente che da quando era nata ascoltava solo reggae, dub, ragamuffin, lovers, reggae, dub. E ci sono negozi qua dove ci. No, 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 ci sono negozi come. Non mi sono mai aspettata una roba del genere, mi No, dici no, una cosa no. totalmente nuova. No, 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 ci sono negozi qua come Greensleeves, non so se tu sicuramente l'avrai sentito parlare, c'è proprio un negozio, c'è anche Dub Vendor, che è un negozio storico
qua di Londra, dove si può comprare reg, lovers, dub, eccetera, su 45 giri. Lì tu la parola funk non ti devi osare a pronunciarla, lì il massimo, la parola che massimo che pronunci è roots, reggae. Reggae già suona che sei uno che non capisce perché sei lì. Cioè devi andare lì con l'indottrinamento. Viceversa, se tu vai a parlare con negozianti e altri personaggi che hanno fatto la storia della sea jazz e che sono appassionati di funk e di soul, se gli parli di reggae fanno finta di neanche di sentirti, di ascoltarti, manco ti rispondono. Quindi devi capire questo. Poi ti racconto di un altro razzismo, il razzismo di quelli del Northern Soul verso il funk. Allora, io una volta ho avuto la malcapitata idea nel 2002, quando ero già a Londra, di scrivere alla persona sbagliata, che era un amante di Northern Soul, se aveva in vendita dei dischi di funk, non avevo ben capito, e sto qua mi ha detto... Mi ha detto, se solo io vedessi un disco di funk, gli salterei sopra per farlo a pezzi. Madonna, questo, proprio... ma questo è uno di... questo era uno di 55 anni che aveva... collezioni di Northern Soul da paura, perché tu devi sapere che tra gli altri eventi, nei primi anni 70, questo lo riferisce Kev Darge, quando incominciarono a suonare del funk in determinati club del nord Inghilterra, tutti quelli che erano il pubblico si misero in cerchio con braccia e gambe conserte attraverso la pista, minacciando di rimanere così fino a quando il DJ non si sarebbe rimesso a suonare Northern Soul. Questo è un famoso evento accaduto in una discoteca. Adesso devo... Sì, lo riferisce Kev Darge in una delle sue compilation, Legendary Deep Funk. Poi vado a vedere le note, perché è un fatto storico questo. E questo ti fa capire che è nella storia dell'uomo che una tribù che ha un certo odore detesti l'altra tribù che ha un altro odore. Io mi ritengo un musiconauta, nel senso che mi piace molto la disco, il soul e il funk, però non ho nessun tipo di problema ad andare a ballare ad una serata drum and bass, ad una serata trap, e sono musiche che capisco di meno, ma che sicuramente mixate bene, presentate bene e con un buon sound system creano il loro porco di intrattenimento. E quindi dico, questi razzismi io non li vivo, per fortuna. L'unica cosa che mi dà fastidio è la commercializzazione di questi generi. Ed è per questo che ho degli episodi in cui alle volte uso dell'energia per esprimere il mio dissenso nei confronti di artisti che hanno rovinato, secondo me, dei generi. Perché la two-step commerciale non è la two-step londinese, scusami, cioè non c'entra niente. La two-step londinese è roba che si balla in club super underground, dove il bar ti danno i drink nella plastichina perché manco c'hanno i bicchieri di vetro, cioè... Quindi, sai, a me piace la fonte, a me piace... Ma su questo io ho... Mi senti? Sì, ti sento, dimmi. Ah, su questo io sono d'accordissimo, ma poi è anche un discorso di qualità, capito? Cioè, una delle cose che ho messo sul cazzo ultimamente è quando ti dicono ma tu chi sei per stabilire la qualità di un prodotto, no? Ci sta il gusto personale, infatti io sul gusto personale di solito non dico nemmeno quello che mi piace o non mi piace, perché è talmente personale che è mio, però sulla qualità... non dovete rompere il cazzo. E no, perché la commercializzazione è una cosa effettiva, cioè è oggettiva, non è di qualità, non è di gusto. Cioè, quando tu mi semplifichi un genere, quello che tu fai è un'operazione oggettiva, non è una cosa di gusto. Poi riflette il gusto, però tu mi stai semplificando un genere, mi ci fai la canzonetta con il ritornellino. Che cosa c'entra questo con la dubstep? Dimmelo tu. Esatto, è lì va a mancare la qualità. Cioè, questa è la cosa, che la qualità viene messa in secondo piano rispetto all'esigenza discografica di fare le cose con lo stampino, di fare le cose con una formula e un preconfezionato. Ed è quella la cosa che io denuncio, non tanto il gusto. Ma questo ci siamo.
No, purtroppo viene frainteso, perché se poi tu guardi molti commenti che mi appaiono sotto i miei episodi, sono ma tu sei un vecchio, ma tu fai questo, ma dico no, sono più nuovo di voi perché vado a sentirmi delle serate con della roba che ancora, cioè, deve uscire da questa città. Però il discorso è proprio la massificazione delle cose, non è tanto. Però ti posso dire un'altra cosa che mi viene in mente sempre, perché anche a me ultimamente, proprio nell'ultimo anno, sono arrivati a dirmi, ma tu sei vecchio, che ne sai? Ma coglione, appunto che sono vecchio e ho 20 anni di dischi di più alle spalle tuoi, ti potresti anche fidare. Cioè, perché comunque qualche cazzo di cosa la capiamo se sono 20 e passa anni che ascoltiamo sto genere, poi penso che. Beh, magari non ai tuoi livelli, però anch'io mi ritengo un infognato che si ascolta ore e ore e ore di dischi al giorno, no? Quindi che cazzo vuol dire vecchio, nuovo? Cioè la qualità è qualità, cioè la paraculata, anzi purtroppo i ragazzi adesso non hanno tanto per identificare la paraculata, perché negli ultimi anni riescono a camuffarla talmente bene, no? Che non si accorgono nemmeno più di dov'è la paraculata, noi invece li chiamiamo subito, perché alcuni dei fautori di queste paraculate sappiamo chi sono, da dove vengono, che dischi hanno fatto, Certo. no? E quindi si potrebbero anche fidare ogni tanto, cioè la formuletta, cioè a parte che a me personalmente mi ha proprio rotto il cazzo, mi ha fracassato la minchia, la solita Scusa, io l'ultimo. mi nervosisco perché dico, Sì. ma è possibile che la gente è talmente disposta a farsi prendere per il culo ancora? Cioè, è così predisposta e contenta di farsi prendere in giro? Cioè, questa è una cosa che non capisco, che sia trap, che sia rap, cioè, perché comunque in Italia abbiamo avuto pure i gemelli diversi, cioè, nel senso, ne abbiamo avuto di cose assurde. No, me li ricordo i Cioè, gemelli diversi, sì, tu te li ricordi bene? ma io me li ricordo bene perché a me mi hanno fatto sempre schifo e mi hanno fatto anche perdere un tutto e vita, Paolo, perché MC li ha tirati in ballo in un contesto e aveva toccato il top, che io non potevo superare i gemelli diversi, cioè andare più a fondo dei gemelli diversi a livello di hip hop in Italia non c'era niente e quindi ha vinto MC, Ah, bello capito? però. Una cosa storica, sì, ma questa tra l'altro è una delle chiacchierate più divertenti che mi sono fatto con Nitro, che io parlavo dei gemelli diversi, dicendo vabbè sì, ma alla fine che cazzo ce ne porta a noi dei gemelli diversi? Mi disse no, ricordati che ti hanno fatto perdere un tutto e beat, e allora lì ho Quindi. capito che aveva ragione, però sì, cioè, alla fine questi fenomeni ci sono sempre stati in Italia, Paolo, purtroppo perché è così, perché ancora c'è il cinepanettone in Italia, capito? No, cioè, no, no, Cioè, vabbè, ma ci sono dappertutto, non finché. solo in Italia, cioè, nel senso, l'Italia è un. Non lo so, Paolo, cioè un fenomeno come i Vanzina nel resto d'Europa o d'America, vabbè, d'America ci può stare perché comunque sono talmente tanti che ci sta, Non lo so, però in Europa non so se ci sta. in Inghilterra escono dei film ed escono dei pezzi che sono veramente imbarazzanti, insomma. Certo, vengono. Si notano un po' meno perché c'è anche tanta altra roba, però c'è la gente qua che sgambricola, eh. Ho capito, però dall'altra parte c'è una qualità incredibile pure. E quello forse, ma secondo me c'è anche in Italia, solo che in Italia non riesce ad avere l'esposizione che si meriterebbe. E questa è la cosa. Perché io penso che sarebbe meglio se ci fosse anche una bella vetrina per tutta la roba veramente particolare che l'Italia può offrire. Perché io, fin quando sono vissuto in Italia, ho conosciuto solo musicisti e creativi, incredibili. Cioè, ho conosciuto gente che è veramente con tanto talento, capisci? Sì, no, lo so, però poi la maggior parte fanno come te che se ne vanno. Cioè, come noi. Io me ne sono andato per varie ragioni, oltre a queste, però una di queste Sì, era forse che. anche in tempi non sospetti, se era il 98, non era come adesso che c'è proprio un esodo. Sì. Io quando sono stato a Londra ho incontrato un sacco di ragazzi
ragazzi italiani, un sacco, che mi dicevano: io sono venuto qua con l'intento di stare con la sicurezza e usare i miei soldi, e invece mi trovo talmente bene che rimango. Se non si sta male, capito? Questo è sintomatico, ma in scala minore è quello che succede, che è successo un po' a noi tutti con Milano. Ma scusa, pensa a questo, no? Io c'ho oggi, che giorno è? Giovedì, ok? Adesso, in una giornata tipo, io lavoro tutto il giorno e arrivano le 6, ok? Io stasera, se voglio spendermi 4 ore e ascoltarmi qualsiasi musica in giro, il posto lo trovo. Cioè, guadagno dei soldi, ma anche per avere del buon tempo libero. Perché se no, allora che cazzo lavoro a fare? Per vivere in un posto dove non c'è niente? Ed è questa la ragione per cui molti come me... Vabbè, il mio è un caso specifico, perché io sono venuto qua per un contratto discografico. Perché nel 98 un'etichetta inglese mi ha offerto a me e al mio socio dell'epoca un contratto discografico. Quindi la ragione per cui siamo venuti su, e io ho portato tutto lo studio, siamo venuti qua e abbiamo fatto una carrierina. Quindi quello. Però molta gente viene qua perché... In Italia mi avevano rifiutato. In Italia, a parte la Irma, mi avevano rifiutato tutti. Tutti. Oh, appena mando gli stessi pezzi a una rivista inglese, demo del mese. C'è anche su Facebook, guarda. L'ho messo anche su Facebook, che non è show off. Ma come dire, cacchio, la rivista inglese si doveva accorgere, no? Però vabbè. Ma noi abbiamo lo stesso esempio nella nostra scuderia Macro Beats. Ah sì? C'è Shorty. Sì, c'è Shorty. Ah, Davide. Ah, ma sì, ma Davide. Io ci vediamo con Davide. Insomma, ci sentiamo. Ah. Non sapevi che io... Gli voglio un bene nell'anima, Davide. A parte che lo conosco da quando ero piccolissimo, ed è un super talento. E prima di X-Factor nessuno se ne raccolta. Ma lo sai che ha suonato a delle tracce che ho fatto qua, perché l'ho fatto venire a suonacchiare, canticchiare qua? E se ne è dovuto andare a Londra se ne sono accorti, come? Sai che ha suonato e è venuto qua nello studio, ha fatto già due o tre cosine per me. Ah, grande. No, ci frequentiamo. Bello, sono contento. Tra l'altro, mo dovrebbe uscire il disco verso la prima metà dell'anno, quindi. Di David? Sì, di David. Sì, sì, lo so. Ho seguito io la cosa per l'etichetta, anche l'ho aiutato un po' con l'etichetta. Non, cioè, l'etichetta l'ha trovata lui, però io ho fatto un po' di, diciamo, di trattativa. Ah, ma per i retrospective per l'album? Per l'album che esce adesso con la nuova etichetta? Cosa sono i retrospective, no? No, lui ha fatto l'album solista che uscirà per Macro Beats, per l'etichetta nostra. Ah, per voi? Ah, no, io parlavo dell'etichetta inglese. Sì, no, per il disco in italiano esce per Macro Beats, è registrato negli studi dove ero prima. Ah, l'ho registrato lì e ora sta mixando a Londra. Ah, che bello, mi fa piacere. Sì, fa parte della famiglia ormai, è un fratello. È fighissimo questo. Sì, siamo molto contenti, siamo tutti molto contenti. E vabbè, appunto, tenetevelo stretto, è veramente un bravo cantante, poi è un compositore, è un produttore con il suo talento, riesce a fare, insomma, io l'ho visto dal vivo diverse volte qua. Dal vivo in una macchina. Dal vivo molto bravo, sì. Dal vivo in una macchina da guerra proprio, fortissimo dal vivo. Comunque ti dico, ragazzi, io un mio... Mi puoi dare un update su Luigi? Cosa sta facendo Luigi adesso? So che ha dei pezzi nuovi che io ho già sentito l'anno scorso. No, quest'anno, inizio anno, che ci siamo beccati. Per me Luigi, io ho iniziato grazie a Luigi. Sì, no, lo so. Te l'ho chiesto apposta. È che Luigi è così, Luigi è un esempio, perché Luigi sta bene, cioè Luigi fa musica perché gli piace, la fa quando gli va e la fa quando gli piace. Cioè è un esempio proprio, cioè c'era un vecchio pezzo suo che diceva: ho trovato la mia soluzione allo stress,
hip hop business, no? Ok. Che ti parlo di che io ero proprio piccolo. Ed è così, perché Luigi sta bene, tu quando lo vedi sul palco, tu ti abbronzi, perché Luigi è luminoso, è solare, sta bene. Capito? È così. Poi io da fan, al di là dell'amicizia, del rispetto da maestro che ancora provo, perché è un maestro di vita e di musica per me. Da fan mi piacerebbe uscissero 3 dischi suoi l'anno, no? Ah, ho capito, è uscito il disco di Luigi. Però dall'altra io ho imparato a rispettare questi artisti, perché la stessa cosa potrei dirla dei Colle del Fomento, di cui sono super fan, di Caos, anche di Caos ultimamente ci sta facendo più felici negli ultimi anni. Sì. Di tanti artisti, no? Però ho imparato a rispettare questa cosa, perché l'arte non deve avere scadenze, non deve avere ritmi, non deve avere... Quelle... sono i movimenti nuovi che ci sono in Italia, che fanno 3 dischi all'anno e 5 mixtape al mese. Cioè, gli artisti, questi sono artisti, gli artisti hanno i loro tempi, secondo me, Paolo, vanno rispettati per questo, però è normale, ti ripeto, che proprio a livello di passione, dice, che cazzo, voglio sentire un disco nuovo di Luigi, no? Anche perché alcuni pezzi l'ho sentito, li vorrei averli a casa per pomparmeli la mattina se non mi sveglio, però dall'altra parte ho imparato a rispettare certi artisti. È tipo la cosa che non hanno fatto 2 di quest'anno, proprio per fotta di mettersi al passo sui tempi. Però Luigi c'è i suoi ritmi, c'è i suoi tempi. Comunque qualcosa uscirà sicuramente. Stiamo tutti in attesa. Poi, stiamo tutti in attesa. Ma questa qui, questa intervista la vedrà qualcuno, no? Tutti la vedono. Pubblicherai. Questa certo. Parte pubblica perché è importante. Se avete Luigi a portata di live... andate a vedere Luigi live, perché è un fenomeno, cioè è una cosa bella da vedere. Ecco. Sono cose, quelle cose belle. Io volevo anche aggiungere, se avete Luigi a portata di The Man in Red, fategli sapere che The Man in Red ha tentato innumerevoli volte di avere la possibilità e l'onore di parlare con lui, ma ovviamente immagino che quando sarà il momento, se dovrà essere, succederà. Assolutamente, però se vuoi io penso di beccarlo giù a Natale e glielo accenderò. Certo. Ecco, fermo al semaforo parlando di luce, scatto del verde, non me ne ero accorto proprio, quindi ecco, no, sì. Si ferma tutto, parla di buio. Poi no, gli potrei dire che tu hai già avuto un'esperienza di quelle che sono le mie interminabili cose, quindi insomma saprai dirgli com'è più o meno, ecco. Assolutamente, ma cioè, ti dico, secondo me devi trovare giusto il momento in cui lui ha tempo e poi guarda, ti dico, lui quando parla di hip hop, quando parla di certe cose, cioè ti fa amare ancora di più questa cultura. Certo. Immagino. Cioè, è uno di quelli che te la fa amare ancora di più, perché è talmente genuino, è talmente vero in quello che fa e in come se la vive ancora adesso, che ti rendi conto che un hip hop diverso è possibile, e forse è proprio quello l'hip hop vero e proprio. Almeno secondo me. Poi io, sotto questo punto di vista, davvero mi ritengo iper fortunato, perché la prima persona che ho visto fare freestyle è stata lui. Certo. La prima persona che ho visto mixare dei dischi è stato lui, quindi... Porca troia, sono partito, cioè anche quando mi dicono, ah cazzo, però tu hai un livello, no, di rap, ho fatto, certo, io sono partito per quello, era il mio esempio, quindi certo. Mi sono dovuto impegnare. E non solo, no? Una delle cose belle, che poi magari questa la vuoi tagliare, giusto pur parlare, però una delle cazzo di cose belle che è riuscita a trasmettermi Luigi, no? E ormai si è persa completamente. No, non per fare il vecchio, sono ragione, però si è persa. Sì. È l'importanza dello stile. Sì. Perché Luigi non ha mai detto il lo stile. Se c'è lo stile tuo, lo stile fa tutto, ok? E se tu ci pensi, il mio stile è diametralmente quasi opposto a quello di Luigi. Cioè io ho uno stile completamente diverso da Luigi. Perché? Perché ho capito che se io volevo fare qualcosa di buono nella mia città, dovevo avere uno stile mio. E non poteva essere quello di Luigi, se no ero
Certo. Capito? È stampata dello stile, è fondamentale, perché il pop, cazzo, è fondamentale in questo. Io mi incazzo con i freestyler nuovi, i freestyler nuovi potenzialmente, no? A me, a Enzo e a Clementino, non dico per ci mandare a casa, che siamo stati quelli che un po' hanno portato tutto a uno step successivo, no? Io, Enzi, senza falsa modestia, mi ci metto pure io perché so, io, Enzi, Clementino, Mastino, Jack the Smoker, no? Sì, che mi quel, Monti, che, un po'. diciamo quelli che mancano, mi piacerebbe intervistarli tutti, però sì, prego, dicevi? Appunto. Cioè, comunque siamo stati lì e abbiamo preso sta roba del freestyle e l'abbiamo portata un po' più su, anche caratterizzandola di più, rendendola più una disciplina più specifica, no? Cioè, Certo. noi eravamo i freestyler, prima c'erano i rapper che facevano bene freestyle, come Sì. erano Motti, come era Luggi, come era Neffa, come era Deda, no? Poi siamo arrivati noi e abbiamo disciplina del rap, Tutto questo pezzo l'abbiamo perso. Cosa hai detto? Poi siamo lo arrivati senti, sto noi? parlando spesso delle. Abbiamo perso un pezzo, hai detto. Poi siamo No, arrivati siamo noi? arrivati noi, ok? Aspetta che non ti sento più. No, non sto parlando. Mi senti? Sì. Ora ci siamo. Sì. Siamo arrivati noi, abbiamo specializzato questa roba, cioè noi eravamo i freestyler, non eravamo più i rapper che sapevano fare bene freestyle. Eravamo i freestyler. Prima c'erano un sacco di rapper che erano fortissimi in freestyle, che erano Moddi, che erano. Oddio, Moddi è proprio un mostro sacro messo a parte, però c'era Danno, c'era Deda, Neffa faceva freestyle, Certo. Luggi era fortissimo in freestyle, facevano tutti freestyle, facevano anche i dischi. Siamo arrivati noi, quella generazione to the beat, e abbiamo reso il freestyle, pam, e minchia, questi sono specializzati, ok? Quello che manca adesso è che i ragazzi sono fortissimi, sono anche molto più rapidi di noi mentalmente, più preparati, più figli di puttana, però lo stile, non è arrivato un freestyler, cioè in realtà sì, però una delle cose che manca in generale, no? È proprio lo stile. Non so se tu conosci Rapid. Sì, avevo sentito delle cose, qualcosa, non bene però. Ti consiglio di cercarlo perché lui nelle battle è super stiloso, è fortissimo, punchline, risposta, però è stiloso, quindi ha portato lo stile, capito? Non è riconducibile, perché io per anni mi sono sentito dire, ah cazzo, questo qui è fortissimo in freestyle, minchia, sembra te. E allora io dicevo, ma come sembra te? Allora se forte è, non è forte, non va Certo. bene questa cosa. Questo per dirti che lo stile è cazzo fondamentale. Uno dei problemi di sto filone nuovo che sta uscendo adesso in Italia è che sono tutti uguali. Certo. Capito? Anche l'utilizzo dell'autotune, io non sono contro l'autotune, sinceramente, perché se lo usi in modo creativo è come un plugin l'autotune, ok? E i plugin noi siamo, poco fa hai detto una cosa che io condivido, che sono a favore delle nuove tecnologie, dei nuovi plugin. Certo. Però se voi usate l'autotune tutti nello stesso cazzo di modo, e lì lo stile si perde. Certo. Capito? La mia voce ti può far cacare, ti posso stare sul cazzo, puoi dire che sono un rompicoglione, un pesantone, un soldato dell'hip hop. Però almeno appena mi senti a me mi riconosci. Appena senti Luigi lo riconosci, appena Certo. sentivi Neffa lo riconoscevi, appena senti, non lo so, Gammon, non lo riconosci, capito? Quello è fondamentale, secondo me, per come. Perché poi non so nemmemno come ci siamo finiti Però quella è alla mia solita campagna sì, ma sullo stile. questo non lo possiamo tagliare, però. Questo è Quale? importante, questa parte. No, Paolo, ma tu puoi usare tutto, no? Magari ti stavo annoiando io con No, no, queste cose, no, no. quindi. Io però questa la vedo come espressività, è l'espressività, è l'espressione questa. Dello stile, dici? Sì, cioè, dopo che hai acquisito tutti gli elementi tecnici, pratici, la tua individualità, la tua originalità, la ottieni con l'espressività. Questa è l'espressione. Quando arrivi a un'espressione matura individuale, cioè quando esprimi una cosa unica che solo tu puoi esprimerla in quel modo, quella è l'espressività. Io la vedo come espressività. Assolutamente, se tu ci pensi, no? È molto più semplice avere uno stile proprio.
perché a meno che non sei la persona più banale del mondo, che i mai esistono, no? Però magari non ti metti a fare il rap. Cioè, cazzo, devi essere te stesso, se sei te stesso viene fuori il tuo stile. Poi se ti trovi proprio sfigato che c'hai la stessa voce di un altro, ti inventi una cosa diversa per modularla in modo diverso, no? Però quello, il problema da adesso è che si copia talmente tanto che poi vengono fuori le cose con lo stampino. Secondo sì, me, sì. Capito? Sì, io penso che lì sia una questione di anche tempo che si spende con se stessi, cercare di capire come tirar fuori se stessi all'interno di un'arte o di un qualcosa che sia fatto da molti. Cioè, il rap lo fanno tanti, nell'hip hop c'è tanta gente, come faccio io a esprimermi con una certa individualità quando ho tanti potenziali competitori al di fuori di me, no? Cioè, ci sono 100.000 persone che fanno la cosa che cerco di fare io, come faccio io a farlo in modo che mi si riconosca? Comunque, senti, io volevo dirti che abbiamo capito che parliamo, come con te, con Don Diego e con molti altri, con Turi, con tutti praticamente, io sto avendo un dialogo incredibilmente fecondo. Cioè, tu non hai idea, ma che per chi ci segue tutto quello che ci stiamo dicendo, che magari per noi è anche semplice scambio, cioè per molti altri questa è informazione. Cioè, questa è un'informazione che non so se trovano. Magari ci sono. Io ho visto due interviste tue dove si parla di te, poi ho visto le vecchie interviste che hai fatto che sono interessanti. Però oggi di cose ne hai dette, eh? È come per dire oggi sei nei guai. No, è come dire oggi penso che la gente potrà veramente imparare di te. Sono contento, no? Sono contento. Una marea di roba che magari non avevi detto in occasioni precedenti. Non mi sembra, perché io ho visto altre vecchie interviste, ma certe cose che abbiamo discusso oggi non le ho viste in giro. Sì, è un periodo in cui ti dico, non sono tanto per questa cosa, cioè questa cosa con te, dato che ti seguo e vedo gli altri video, non me la sono vissuta come un'intervista, sinceramente. È una chiacchierata. È una vera e propria chiacchierata con una persona anche che ne sa, che stimo, quindi anche reciproco lo scambio. Ultimamente non mi trovo molto a mio agio né a fare le interviste né tanto a parlare di me, perché comunque i rapper parlano così tanto di se stessi nei pezzi che pure nelle interviste devi parlare di te, di certo. Te. Cioè, cerco di deviare sempre l'attenzione o sui progetti paralleli che faccio, sempre legati all'hip hop o sull'hip hop vero e proprio, perché secondo me, ma ormai sono 10 anni di interviste, no? Ah, pure? No, per dirti, no, saranno... Però... Però è molto più bello così, cioè uno si lascia andare, certo, molto di più, cioè è così. Secondo me è una formula anche più nuova rispetto al... È che... Io non ce la faccio a intervistare, io devo interagire. Io purtroppo a me piace chiacchierare. Ma infatti, cioè, la tua non è una roba più figa di un'intervista, sinceramente. No, ti ringrazio. No, senza nulla togliere a tutti gli altri ragazzi, perché ci sono un sacco di ragazzi bravissimi, anche giovani. Ho fatto la conferenza stampa, che già sto termine mi sta sul cazzo, però si chiama così, mercoledì scorso per il disco, no? Sì. Ho trovato dei ragazzi nuovi, fantastici, intelligentissimi, acculturati, 22enne che sanno un sacco sia dell'hip hop che della cultura hip hop, quindi bellissimo. Però fare una chiacchierata così, proprio a cuore aperto, wow, poi mi ha fatto compagnia mentre guidavo nel traffico di Milano, questo... È bello, no, questo? È bello, è figo. Possiamo fare anche un format di me che vado in giro nel traffico. Se vuoi, sì, tutte le volte che è una buona connessione mi chiami, mi dici, guarda, sono nel traffico di Milano, mi sto rompendo, guarda, se vuoi questa sera ti parlo di come faccio i kick. Assolutamente, o anche di come faccio la carbonara, che non è da sottovalutare. Ah, tu sei bravo a cucinare? Beh, sì, modestamente sì, modestia a parte sì. Io è non... una delle mie skills cucinare. Io purtroppo lì non ho pazienza, solo pazienza in studio, in cucina poca ne ho. Però sono molto simili le cose, eh? Tu dici? Ma guarda che tantissimi artisti che io stimo, tantissimi musicisti che io stimo tanto sono dei super cuochi. Sono dei super cuochi.
Perché è simile la roba, se ci pensi comunque. No, sì, se mi Pete impegno. Rock l'aveva già detto, Ah, l'aveva detto Peter Ox, sì, mi ricordo. l'ingrediente, cioè basta trovare l'ingrediente principale. È vero, sì, è tutta una miscelazione di ingredienti, sono perfettamente d'accordo. Va bene, allora guarda, io ti auguro un buon appetito. Grazie mille, ma tu stai a Londra, non vieni in Italia per queste vacanze? No, le faccio qua. Cioè, vabbè, se le facevo. C'è mia sorella che è a Genova, però preferirei che venisse lei a trovarmi, se devo essere sincero, perché io di andare a Genova adesso d'inverno, ma anche d'estate, non mi esalta Bella molto. Genova però. Beh, ma ci ho vissuto 40 anni, Allora sì, ho 30 capito. anni, cioè, L'idiosincrasia, ho l'ho capito. già vista di lato e di lungo e di largo. No, mi piacerebbe, adesso magari se, qualche vacanza, magari un giorno andrò da qualche parte a trovare qualcuno, a vedere dove c'è qualcuno e faccio delle belle interviste in Italia e mi mangio un bel piatto di ravioli. Se c'è una bella osteria. Allora, questo mi piacerebbe farlo, sì. Se passi da Milano, sentiamoci, vieni a vedere lo studio, ti porto fisicamente nello studio dove abbiamo fatto l'intervista prima. Magari facciamo uno special. Quando Volentierissimo. magari c'è una release o qualche cosa di importante, che ne so, c'è tutto il team, o se tu vuoi parlare di una cosa specifica, why not? Fare Volentierissimo, assolutamente proprio sì. un insert speciale, così The Man in Red diventa il depositario di tutti i video di tutto quello che c'è. No, scherzo. Va bene, grazie mille e Paolo, grazie mille a te. buon proseguimento e grazie della tua pazienza per questa lunghissima chiacchierata. Ma va, no, è stato un piacere, anzi mi dispiace che la linea non ci ha aiutato. No, più che la linea, le batterie oggi, però Vabbè, dai, ce l'abbiamo fatta lo stesso. progrediremo. Ciao carissimo, buona Grazie serata. mille, Ciao buona ciao 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 serata, ciao ciao. grazie ancora, ciao ciao. The man in red is all that we love.